visione del profit e la visione del non profit sul concetto di partnership. Perché è una terminologia, sicuramente anche questa mutuata dal profit, che ha varie interpretazioni a seconda dei soggetti, anche a seconda dei soggetti all'interno delle organizzazioni profit. Chiarire esattamente che cos'è una partnership, anche questo è un elemento importante da fare immediatamente. Allora, cerco un po' di illustrarvi l'unicità della partnership, che cosa vuol dire? Vedete che nella visione del profit è collocata nella sfera del positivo, mentre nella visione del non profit nella sfera del negativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che io, azienda, vorrei fare una collaborazione con te, organizzazione non profit, però io vorrei che non ci fossero aziende miei competitor. Se io produco bicchieri di plastica, io vorrei che tu, organizzazione non profit, non lavorassi con altre aziende che producono bicchieri di plastica. Allora, chiaramente nella visione del profit è un valore positivo, perché vuol dire legare il mio brand a te e siamo sicuri che i miei competitor non beneficiano e non si mettono in mezzo. Nella visione del non profit, chiaramente io mi sto immediatamente tagliando una fetta di mercato. Cioè, io se ci fossero altre 100 aziende che producono bicchieri di plastica, io automaticamente non ci posso più parlare. Quindi già è un concetto che, vedete, sta in due sfere completamente diverse. Il legame con il business. Questo sta nel positivo sicuramente per il profit, cioè un'azienda vuole molto spesso legare il proprio prodotto a un'attività che sia un'attività sociale, ma non sempre all'interno dei colleghi del non profit questa cosa viene vista come valore positivo, e questo richiamo un pochettino a quello che dicevo prima, cioè la linea di confine che c'è tra la beneficenza, la filantropia e progetti condivisi. Se tu non vuoi lavorare in maniera strutturale con le aziende, va bene, è una scelta, abbiamo fatto prima dei nomi di charity importanti che non vogliono lavorare con le aziende perché le aziende sono cattive e mangiano i bambini, però allo stesso tempo creano delle unità di corporate fundraiser e danno degli obiettivi di budget altissimi dicendo: tu devi lavorare con le aziende, però non ci devi fare né legami di business, non gli devi dare visibilità, non devi dare... scusate, ripeto, dobbiamo trovare un terreno comune su cui lavorare, perché altrimenti non ci capiamo. La continuità della relazione. Chiaramente tutte noi vorremmo, una volta che abbiamo abbracciato un'azienda, portarcela appresso per il resto della nostra vita. Non sempre lo vogliono le aziende, perché preferiscono dopo un tot di anni magari cambiare missione, fare una sorta di turnover anche lì degli ambiti del sociale con cui intervenire. Quindi dedichiamoci un attimo al partner. Che cosa vuol dire il partner? Che cosa vuol dire? Vi do chiaramente una delle possibilità di interpretazione delle partnership. Io personalmente ho identificato, cioè io, insomma, nel settore comunque in cui lavoriamo, abbiamo identificato 4 forme di partenariato diverso. Andiamo a leggere la prima. Il partner della raccolta fondi è colui che mette a disposizione le proprie risorse, che possono essere la rete, i servizi, le HR, quindi le risorse umane, al fine di attivare meccaniche di raccolta fondi verso i propri clienti, dipendenti, fornitori ed altri stakeholder. Io in questo momento non sto chiedendo all'azienda soldi, io gli sto chiedendo la sua rete, cioè il suo network per arrivare. Senti Callo? Il suo network, perché non voglio i soldi dell'azienda, voglio i soldi di persone che sono collegate all'azienda. Soldi o comunque risorse. Possiamo fare l'esempio che avevi citato anche te prima, la famosa
sicuramente anche appunto in Puglia capita, la raccolta fondi alle casse, per esempio, dei supermercati, no? È una meccanica che ormai sta diventando sempre più diffusa. In quel caso l'organizzazione Profit non ha chiesto denaro al supermercato, o meglio alla catena, gli ha chiesto: mi metti a disposizione la tua rete per arrivare ai tuoi clienti e per chiedere 50 centesimi, non stiamo chiedendo un milione di euro, stiamo chiedendo 50 centesimi al tuo cliente. Quello è un partner di raccolta fondi, perché lui mi sta mettendo a disposizione la sua location, i suoi registratori di cassa, mi dovrebbe mettere a disposizione la sua cassiera, che in maniera carina e cortese mi fa la donazione per tizio di 50 centesimi a fine della spesa, quando lei ha il portafoglio aperto e 50 centesimi in più forse non gli costano niente. Quindi c'è una serie di elementi. Per fare questa cosa non serve, come dicevo prima, il presidente che parla col presidente, ma per mettere su una raccolta fondi alle casse serve che ci sia il direttore della barriera casse, che sia nel tavolo di lavoro, perché è lui che parla con le cassiere e deve motivare tutte le cassiere. Serve che ci sia il direttore dei sistemi informativi, perché quando quei 50 centesimi passano sullo scontrino ci deve essere un tasto che risponda a un software che dice che, spingendo quel tasto, 50 centesimi per tizio vengono certificati sullo scontrino. Ci deve essere l'ufficio legale, perché quella è una donazione, non è un'entrata del supermercato, quindi non deve concorrere all'imponibile dell'azienda, ma deve essere smarcata dal totale. Poi ci deve essere la comunicazione, perché non lo vogliamo comunicare questa cosa? Non vogliamo fare tutti i materiali all'interno del punto vendita, che appena entro mi fa vedere il bambino disabile piuttosto che la nonnetta, piuttosto che non so chi, che mi comunica subito che in quel supermercato c'è un'attività sociale e che qualcuno prima o poi da qualche parte mi chiederà i soldi? Quindi devo... Adesso chiaramente poi lo sto anche un po' cercando di farlo più leggero, anche vista l'orario, però questo è per raccontarvi che per fare questo tipo di attività io devo avere un'azienda che mi mette a disposizione tutto questo, che mi crea un tavolo di lavoro e posso parlare con tutte queste persone e integro tutte queste persone per poi arrivare al famoso 50 centesimi. Quindi capite che il processo è abbastanza lungo. Il partner tecnico per la raccolta fondi offre gratuitamente o con una facilitazione economica comprovata un servizio tecnico o un prodotto necessario per le attività di raccolta fondi. Cosa vuol dire? Vi faccio per esempio il mio esempio. Voi probabilmente appunto conoscete una campagna nazionale di AIRC, che è l'Arancia della Salute. Siamo arrivati alla 19ª edizione, quindi 19 anni, 2700 piazze italiane che improvvisamente l'ultimo sabato di gennaio si riempiono di queste arance selezionate della regione Puglia, della regione, scusate, Sicilia, che hanno un particolare enzima che è stato scientificamente comprovato essere antiossidante, quindi chiaramente c'è tutta una valutazione scientifica dietro. E i primi anni questa operazione, che ha chiaramente dei costi, anche solo pensate a trasportare contemporaneamente in tutta Italia tutte queste reticelle, veniva completamente supportata da una donazione della Regione Sicilia. Fantastico, meraviglioso. Da prima 10 piazze, poi 100 piazze, è diventata una cosa enorme. È diventata un punto strategico di raccolta fondi per AIRC, perché porta molte entrate, chiaramente. Poi però piano piano la Regione Sicilia ha cominciato, non è che c'aveva più tutti questi fondi per supportare l'acquisto delle arance, quindi siamo arrivati ad oggi in cui il loro, come dire, impegno economico è sempre significativo, ma non è più totale. Quindi che, però nel frattempo questa campagna è diventata una campagna talmente tanto grande che io, associazione, non ci posso rinunciare.
Quindi da una parte mi si è, come dire, assottigliato il margine di donazione, quindi io ci devo mettere soldi per mettere su questa attività. E dall'altra parte il mio prima partner tecnico, anzi il mio filantropo, non ce l'ho più. Si è trasformato in un donatore che mi dà un contributo, ma che non riesce, per mille motivi, che chiaramente non so a valutare adesso, non riesce più a supportarmi. E allora, io diciamo che per campagne che vogliamo strutturare in maniera lungimirante, strutturata, come che diventino delle colonne delle entrate di raccolta fondi, io dico sempre non prendete i filantropi, cioè pagatele le cose, perché il filantropo, cioè la donazione, un anno c'è, l'altro anno non c'è, poi voi avete fatto una campagna fichissima e vi ritrovate improvvisamente senza finanziatore. Quindi strutturate i progetti in modo che già avete, come dire, un piano di riserva eventualmente. E vi faccio per esempio l'esempio dell'ultima campagna di AIRC, per cui la valutazione che è stata fatta per tutta una serie di motivazioni era quello di creare un terzo evento di piazza durante il mese di novembre. Dopo le arance, dopo le azalee, che cosa ci inventiamo? Quindi tutta una serie di studi e quanto studia, il cioccolato, fantastico il cioccolato. Però siamo un'associazione che deve curare il cancro e dato che un tumore su tre sono dovuti a una cattiva alimentazione, non è che ci possiamo permettere di mettere il nostro brand legato a qualsiasi cioccolato. Per cui, e quindi ritorno al codice etico e a tutto il sistema di valutazione, abbiamo passato un anno a cercare il cioccolato che fosse relativamente migliore. Ma allo stesso tempo che cosa mi serviva? Se io dovevo nella mia piano strategico fare una campagna che nel corso degli anni diventasse grande così come Arance e Azalee, non potevo andare a prendere il cioccolataio più raffinato di un paesino della Sicilia che magari mi fa un cioccolato eccellentissimo, Modica ad esempio, ma che da qui a 5 anni non sarà in grado di darmi quel prodotto nelle quantità e con quel canale di distributivo che serve a me. E quindi anche qui selezione del partner, perfetto. Cioccolatai di nicchia li devo mettere da parte. Chi devo andare? Devo andare da chi produce il cioccolato per la grande distribuzione. E quindi qui di nuovo codice etico. Allora, tabelle nutrizionali, nutrizionisti che valutano, che non valutano. Si è arrivato a una buon compromesso di ottimo cioccolato, ma che sarà in grado di coprirmi tutta, diciamo, l'ampiezza distributiva che devo fare io con questa campagna. Per cui, non faccio pubblicità, però è mio partner, quindi ci tengo, è l'Int. E abbiamo trovato un punto di incontro fantastico, perché loro mi danno il cioccolato con l'85% di sconto, cioè niente, si prendono i costi di tutta il packaging, quindi la confezione che viene fatta ad hoc per noi, brandizzata e quant'altro, si prendono i costi di trasporto dalla fabbrica, diciamo, dal magazzino principale a tutto il territorio. Io direi che questo è un partner tecnico di raccolta fondi, perché mi dà un prodotto non gratuito. Io non lo voglio gratuito, perché ripeto, un anno ci può stare a darmelo gratuito, il secondo anno pure, ma se io lo voglio far diventare una campagna nazionale, nessuno non ce la fa, ripeto, a darmi una cosa gratuita. Mi potrebbe dare anzi degli scarti, io non voglio gli scarti, io voglio la prima qualità, quindi lo voglio pagare. Però chiaramente me lo devi far pagare quanto sono in grado di supportarlo, perché non ti posso pagare a prezzo di costo, perché, a prezzo pieno. Questo non so se io vi porto questi esempi per farvi distinguere quello che è un partner da un altro. Il partner tecnico, quindi non è un partner tecnico per la raccolta fondi. Noi, questa è la nostra, come dire, il nomenclatore nostro, però voi cercate di, anche questo, di trarne delle osservazioni e delle riflessioni per il vostro ambito. Il partner tecnico mette a disposizione forniture gratuite per le attività di funzionamento e gestione della struttura necessaria alla sopravvivenza e allo sviluppo dell'organizzazione. Un altro esempio.
Cristina prima parlava dell'importanza del database, no? Dalle piccole organizzazioni che hanno magari un database gestibile in maniera così autonoma, a noi che abbiamo 30 milioni di record e che ce l'abbiamo più di un'assicurazione di una banca, perché in 50 anni di attività chiaramente si sono raccolti tanti nomi, no? E gestire questo database chiaramente è fondamentale, avere un dato pulito, un dato che sia corretto. Per cui anche in questo caso non chiediamo alle aziende sempre denaro, chiediamo quello che ci serve. A noi ci serviva un software molto potente che potesse organizzare questo tipo di database, che potesse normalizzare i nomi e quant'altro. E quindi un'azienda, che è SAS, ci ha donato il software, non ci ha dato una lira. Noi non gli abbiamo chiesto una lira, o meglio un euro, intanto rimane ancora la lira, però mi ha dato il suo prodotto core proprio, che a me mi ha fatto risparmiare una marea di denaro, perché io ho potuto normalizzare il nome, per cui il record che era Alessandra virgola Delli Poggi, poi sotto c'era Alessandra Poggi e Alessandra Delli, che erano sempre la stessa persona, ma facevamo tre mailing diversi e quindi tre lettere diverse, tre postalizzazioni diverse. Chiaramente questo ha permesso di efficientare i costi. Ancora in quel caso all'azienda non ho chiesto denaro, gli ho detto: in questo momento a me mi serve questo, tu ce l'hai? È evidente che glielo sono andata a chiedere perché sapevo che ce l'avesse, ce l'aveva, non, altrimenti non glielo chiedevo. Il media partner è, diciamo, tutto quell'altro ambito di aziende che vi possono mettere a disposizione spazi pubblicitari, spazi televisivi o quant'altro, cioè tutte quelle aziende che possono per esempio contribuire alla divulgazione della vostra missione, e anche quello è radiolocali che danno spazi redazionali ai vostri interventi, cioè più comunicate chiaramente la vostra missione e più ci sarà posizionamento della vostra missione sul territorio. Io capisco che qui sono argomenti un po' tosti alle 2:30 di pomeriggio. Cosa possiamo chiedere alle aziende? Gli possiamo chiedere varie cose. Le prime due, come dicevo, sono il contributo e l'erogazione liberale, non sono altro che forme fiscalmente vicine, ma comunque sono delle donazioni. Quindi gli possiamo chiedere sicuramente delle donazioni. Gli possiamo chiedere invece, negli altri due casi, come vi dicevo prima, attività di raccolta fondi che siano correlate o alle proprie attività attraverso le loro persone, per cui quando si parla di collaborazione nella raccolta fondi, quando l'azienda offre il proprio sostegno alla causa non profit ponendosi come intermediario per la raccolta verso i propri clienti in favore del non profit. Vi ho raccontato l'esempio per esempio dei supermercati. Questa modalità è adottata in prevalenza da aziende che hanno a disposizione una rete distributiva aperta al pubblico. Nel secondo caso, invece, quando l'azienda decide di associare un prodotto, un servizio o una linea di prodotti ad un'organizzazione non profit, ricorderete tutti sicuramente uno dei casi più importanti era quello di Dash per UNICEF, piuttosto che Golia Bianca per il WWF, sono delle operazioni che hanno fortemente legato un prodotto ad un'organizzazione non profit. Questo tipo di modalità però, e anche qui è un tema che prima abbiamo affrontato, si può configurare a seconda delle occasioni come un'attività commerciale. Allora, questo non ve lo parlo dopo, così. Allora, quando il cosiddetto marketing è una sponsorizzazione e quando non lo è? Allora, la nostra amata Agenzia delle Entrate ha fatto varie risoluzioni sugli argomenti e non è stata mai chiara. Non so se l'ha fatto in maniera... cosa? Come mai? In maniera... No. No, siamo, magari ci sta qualcuno dell'Agenzia delle Entrate che ci sta ascoltando. No. Qual è il problema? Il problema è che le organizzazioni non profit non dovrebbero fare attività di carattere commerciale.
così vuole la legge. Però avendo mutuato proprio dal marketing delle tecniche di raccolta fondi che ci legano poi inevitabilmente a brand profit e anche ad attività commerciali, l'Agenzia delle Entrate ha, come dire, ha dichiarato una serie di percorsi per cui un'organizzazione non profit può fare attività di cosiddetto marketing ma che non ricadono nelle attività di sponsorizzazioni. O meglio, che cosa dice? Quando ci sono delle attività in cui il brand dell'organizzazione non profit è legato ad un brand profit e quindi una commercializzazione pura, se ricadono all'interno di raccolte pubbliche di fondi, in quel momento non è commercializzazione. Che vuol dire tutto e non vuol dire niente. Perché? Uno, le raccolte pubbliche di fondi. Cosa vuol dire esattamente raccolta pubblica di fondi? Non c'è una, come dire, una procedura che illustri in maniera dettagliata che un'attività è raccolta pubblica di fondi quando metto tutte le locandine in giro per la città e allora dico a tutti i cittadini di quella città che si sta facendo una raccolta pubblica di fondi, piuttosto che su tutte le reti nazionali della RAI sto dicendo che l'associazione di Nicoletta farà una raccolta pubblica di fondi. Nicoletta? Allora, non c'è chiarezza su questo tipo di ambito e quindi allo stesso tempo anche le attività commerciali e decommercializzate vivono, come dire, in una situazione veramente borderline. Io di solito il consiglio che do è che le grandi organizzazioni dovrebbero il più possibile attenersi a dovrebbero crearsi delle linee guida che siano il più possibile interpretative del decreto dell'Agenzia delle Entrate. Non che le piccole debbano frodare l'agenzia, non sto dicendo questo, però c'è, mi rendo conto, una tale confusione sul mercato e temo che prima o poi qualcuno interverrà con la mannaia, come si suol dire, che poi ne pagheremo effettivamente le conseguenze tutte quanti, perché a un certo punto, non essendoci una vera e propria regolamentazione, succede veramente l'impossibile, quindi sponsorizzazioni vere e proprie che le organizzazioni non profit non pagano come tasse, quindi c'è veramente un po' di tutto. E chiaramente io il consiglio che do ogni volta è rivolgetevi a consulenti fiscali che vi sappiano il più possibile inquadrare i rischi che correte, perché il rischio qui lo corre l'organizzazione non profit, non l'azienda, perché per l'azienda non gli cambia niente, però siete voi che, se legate il vostro brand ad un prodotto in maniera diciamo non completamente corretta, rischiate che vi arriva una bella, appunto, lettera dell'Agenzia delle Entrate con una sanzione pesante, alcune volte si va anche sul penale, e quindi, ripeto, il mio consiglio è rivolgetevi a fiscalisti che vi sappiano almeno inquadrare la situazione e poi decidete chiaramente come procedere. Sì. Eccolo, eccolo. No, volevo capire bene il primo caso, cioè di sponsorizzazione. Quindi l'azienda X sponsorizza l'associazione per l'evento, okay? Per cui manifesti, campagna di comunicazione, eccetera, eccetera. Quindi l'ONP ha l'obbligo di emissione di fattura? Aspetta, torno indietro. Sponsorizza, cioè? Cioè eroga una somma per sostenere un evento come main sponsor, come sponsor. Questa dicesi sponsorizzazione a questo punto? Allora, allora, se un'azienda ti dà una donazione per supportarti in un evento, il grado di comunicazione che tu gli darai dovrà essere nettamente inferiore al valore che lei ti ha dato. Okay. Cioè ci deve essere sempre un animus donandi che deve legare e regolare la relazione. Certo, perché altrimenti mi paga la comunicazione. Allora, qui. Se una pagina sul Sole 24 Ore, faccio un esempio, una pagina sul Sole 24 Ore costerebbe ad un'azienda 50.000 euro, faccio un esempio, dico dei dati così, in cui l'azienda ci mette quello che ci vuole mettere, si è comprato uno spazio pubblicitario e ci fa quello che ci vuole. Perfetto.
La stessa azienda a te ti dà 50.000 euro per l'organizzazione del tuo evento. Tu la ringrazi con una pagina sul Sole 24 Ore, che ha il controvalore di 50.000 euro. L'Agenzia delle Entrate ti dice: scusami un secondo, allora, se lei avesse voluto essere ringraziata e avere visibilità sul Sole 24 Ore, avrebbe dovuto comprare, quindi con tutte le tasse relative e quant'altro, al Sole 24 Ore. Invece ha donato a te, si è fatta magari anche la deducibilità fiscale, tu l'hai ringraziata prendendo una pagina del Sole 24 Ore e quindi mi vuoi far fessa a me, Agenzia delle Entrate? Perché io sono l'Agenzia delle Entrate in questo momento. Quindi questa sarebbe una sponsorizzazione. Se con i 50.000 euro per cui, che tu ricevi dall'azienda, tu gli, all'azienda la citi in un articolo, cioè il livello di comunicazione deve essere nettamente più basso, perché altrimenti tu gli stai dando... Però purtroppo invece succede molto spesso. Ecco, io volevo suggerire questo, siccome esiste anche la necessità di avere degli sponsor anche nel non profit, cioè è semplicemente che voglio dire è uno dei mezzi con cui io mi finanzio delle attività di comunicazione, la sponsorizzazione, non è che è vietato al non profit, che non ci deve essere la confusione con la donazione, col concetto di fundraising, perché... Allora, se tu vuoi lo sponsor, il consiglio che dà sempre a tutti, fate le cose per bene, cioè ci vuole un contratto di sponsorizzazione, perché il codice civile in Italia, cioè la legge, prevede la figura della sponsorizzazione, è nel diritto commerciale, cioè è proprio una forma di scambio commerciale tra lo sponsorizzato e lo sponsor. Quindi l'importante è che ci sia un contratto. Peraltro, e quindi che poi quello che si definisce sponsor non voglia ottenere la deducibilità fiscale da donazione, cioè da erogazione liberale, perché sono due cose completamente diverse, in contraddizione. La cosa importante è non confonderli, per questo io vi dico, esatto, rivolgetevi, se ci sono situazioni borderline, rivolgetevi a un fiscalista, a un commercialista che sia addentrato della materia. Perfetto. Oppure un altro consiglio che volevo dare è anche quest'altro: non volete, come dire, imbarcarvi nel discorso, anche magari non avete un ufficio legale o dovete chiedere un favore ad un avvocato, piuttosto che, perché poi anche i contratti insomma vanno scritti bene, non volete fare un contratto vero e proprio di sponsorizzazione, fate fatturare direttamente all'azienda, cioè l'azienda può pagare direttamente il teatro che vi deve ospitare, piuttosto che quello viene tassato secondo la legge, non c'è e voi è come se aveste una gratuità, cioè il teatro ce l'avete a costo zero, l'altra cosa, quello paga per conto e nome vostro. L'importante è che sia trasparente il processo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, altrimenti, siccome purtroppo nel nostro mondo viene spesso confuso, capito, sponsorizzazione, sponsor con donazioni, io no? Veramente adesso non voglio assolutamente fare i nomi, soprattutto perché però ce l'ho in testa chiaramente. Ci sono un paio di esempi di cosiddetto marketing nazionali molto forti tra un famoso brand e una famosa charity che io dubito, cioè diciamo non lo so, è chiaramente una sponsorizzazione, perché è un prodotto venduto 12 mesi l'anno con una campagna di comunicazione pazzesca, e quindi diciamo tecnicamente è una sponsorizzazione. Io vorrei andare a vedere i libri contabili se poi effettivamente viene registrata come una sponsorizzazione o come un'attività commerciale, però è un mio dubbio che rimane in me. Vi ho detto il peccato, non vi dirò il peccatore o l'eventuale peccatore, però ripeto, questo è perché purtroppo c'è molta confusione, in primis dettata da una mancanza di chiarezza delle stesse risoluzioni, perché veramente, se ve le andate a leggere, non sono chiare. Quando si parla di raccolta occasionale, ma cosa vuol dire? Occasionale è una volta a settimana, una volta all'anno, tre volte al mese? Cosa vuol dire occasionale? Ma scusami. Prego. Quali sono gli obblighi dell'azienda? Dell'organizzazione non profit. Se tu hai una donazione, o meglio, una sponsorizzazione, tu, quelli sono i tuoi obblighi, cioè non è una donazione, ci devi pagare tasse, devi mettere fattura, ci devi pagare le tasse. Cosa non ti è chiaro? No, sto pensando. Tutte le sponsorizzazioni che no, hai fatto. No, perché la fattura si emette a seguito di una erogazione di un servizio, allora, o della vendita di un prodotto, per cui io soggetto
ti vendo la penna e ti faccio la fattura, diciamo, il documento fiscale per contabile per avere poi il pagamento. In questo caso quindi è la ONP che fa un servizio all'impresa. Perché se io ti vendo spazi teoricamente, ti dico guarda grazie per questi 50.000 euro, ti metterò il logo su la campagna di bilancio che uscirà con un quarta di copertina di La Repubblica, il Corriere della Sera e poi una pagina. Ok. Cioè, ora mi legacy, picchia. Vendita di spazi pubblicitari, la stessa cosa. Okay. Si è commisurata in proporzione. Sempre, esatto. Deve essere inferiore, il valore economico è importante quello che c'è dopo, la pietra. Cioè la donazione ci deve stare. Vedi, l'attività di CRM non è considerata commerciale e quindi non sconta imposte se realizzata nel corso di una raccolta pubblica di fondi e sempre che sia evidenziato il carattere sostanzialmente liberale della causa negoziale, emergente in particolare dalla superiorità del valore della somma versata dall'impresa rispetto al valore economico della prestazione pubblicitaria ricevuta. Riporto sempre l'esempio di BNL per Telethon. È vero che hanno una campagna di comunicazione, o meglio, il brand di BNL è sempre molto presente vicino a quello di Telethon, che potresti pensare a una sponsorizzazione, ma raccolgono 15 milioni di euro. Cioè, 15 milioni di euro, comprala una campagna di pubblicità da 15 milioni di euro è la Coca-Cola. Cioè, neanche. Quindi, in quel caso, il valore economico che le attività di raccolta fondi BNL promuove per Telethon sono talmente alte che anche se il loro brand sta spesso unito a tantissimi altri eventi, comunque non arriverà mai, non è, capito, non potrà mai essere considerata l'Agenzia delle Entrate una sponsorizzazione. Ripeto, chi è quell'azienda che spende 15 milioni di euro per spazi pubblicitari? Mi confermi che neanche la Coca-Cola? Perfetto. Ecco. Questa è una sintesi molto sintesi. Cioè, tutte le volte che abbiamo un'attività a totale gratuità, comunque in cui c'è appunto una gratuità da parte dell'azienda, chiaramente noi lo possiamo sempre fare, se mi dona qualcosa, beni, servizi, qualsiasi cosa lo possiamo sempre fare. Quando c'è un'attività con rispettività ridotta, vuol dire quando c'è di mezzo un prodotto commerciale, un servizio dell'azienda che crea un'attività di raccolta fondi per noi, lo possiamo fare, ma ripeto, con giudizio, cioè analizziamo di volta in volta il caso, capiamo se può rientrare all'interno di una raccolta pubblica di fondi. Quando c'è l'attività commerciale mera e pura, proprio quella su cui non ci sono dubbi, lo possiamo fare, ci dobbiamo pagare le tasse, sempre che all'interno della vostra organizzazione sia attiva, diciamo, l'apertura dei libri contabili commerciali, perché per esempio noi non ce l'abbiamo, noi non facciamo assolutamente attività commerciale. Quindi questo dipende da quello. Allora, andiamo a vedere un po' la mappatura delle meccaniche di raccolta fondi. Cosa raccontiamo qui? Prendiamo l'esempio, le varie tipologie di partner che abbiamo raccontato fino adesso. Nel momento in cui io individuo delle aziende che possono essere partner di raccolta fondi perché possono mettermi a disposizione la loro base cliente, io che cosa posso chiedere a un cliente? Gli posso chiedere la famosa raccolta alle casse, gli possiamo chiedere una raccolta se esiste un catalogo a punti, un catalogo a premi, gli posso chiedere una raccolta con un prodotto dedicato o con un prodotto a marchio o gli eventi esterni. Cosa vuol dire? Una raccolta a catalogo, credo vi sia capitato sempre più spesso, quasi tutte le catene della grande distribuzione alimentare, adesso anche le catene dell'elettronica piuttosto che comunque tutti ciò che carburanti ormai veramente la Fidelity ce l'hanno praticamente tutti.
All'interno del catalogo ci sono vari premi. Sempre di più molte aziende stanno mettendo una pagina dedicata al non profit. E quindi è tra l'altro un meccanismo che vi invito molto a seguire, perché è un meccanismo che non è impattante per il cliente, non è impattante per l'azienda e arrivano parecchi soldini. E lì qual è la meccanica? Lì, ma anche piccole catene, non ha importanza, cioè anche piccole catene che sussistono sul territorio pugliese, verificate se c'è la volontà di questo tipo di collaborazione, perché tanto i premi, le aziende, se hanno aperto una sessione dedicata all'erogazione del catalogo appunti, ce l'hanno nel loro budget, se c'hanno 100, 100 devono far uscire, non è che dice vabbè poi risparmiamo. Quindi che cosa accade? Che il cliente che ha maturato un quantitativo di punti può decidere di prendere il famoso trolley piuttosto che il servizio di batteria da cucina, o può decidere di erogare, o meglio, dice all'azienda, il controvalore economico del premio che io avrei dovuto prendere, con 3.000 punti mi prendevo il trolley. Il controvalore, non mi dare il trolley, ma dallo in monete a Tizio, piuttosto che a Caio, che compare sul mio catalogo. A quel punto il catalogo diventa chiaramente la forma di comunicazione e di visibilità della vostra organizzazione più potente che c'è. Io ripeto, informatevi bene sul vostro territorio e cercate questo tipo di meccanica, perché, ripeto, le aziende ce l'hanno nel budget, non gli state chiedendo un euro di più. Al cliente non gli state chiedendo niente di più, perché il premio prima non ce l'aveva e dopo non ce l'avrà. Si sentirà anzi gratificato di non avere l'ennesimo borsone a casa che non sa dove mettere, ma saprà invece che avrà contribuito a fare qualcosa. Ma anche a lui non gli esce niente dal portafoglio. A voi, vi assicuro, vi arrivano delle importanti somme. Ripeto, è tutto relativo al territorio, però io vi invito a fare questo tipo di analisi sulla vostra regione. La raccolta con prodotto dedicato e con prodotto a marchio. La differenza qual è? Una raccolta con prodotto dedicato è un prodotto dedicato, però c'è un errore, scusate, era un prodotto dedicato della charity. Faccio l'esempio della, per esempio della pigotta dell'UNICEF, che in alcune realtà commerciali viene venduta e quindi tutto il ricavato va a favore di UNICEF. Lì è un prodotto UNICEF, non è un prodotto di un brand commerciale. Altra cosa invece è la raccolta con prodotto a marchio, come vi facevo l'esempio di Golia Bianca, ad esempio. Cioè quello è un prodotto di una determinata azienda in cui una percentuale viene dedicata ad una particolare attività. E quella, tra l'altro, credo che sia stato veramente il primo caso, fortissimo, però di cui alla fine non si è mai saputo il vero e proprio ritorno. Sicuramente Golia Bianca ha avuto un ritorno d'immagine incredibile, perché comunque nella percepito è collegato ad una attività filantropica molto forte sul WWF. Vorrei vedere i conti del WWF, cioè quanto è valso la vendita, diciamo, del loro brand a favore di Golia Bianca, cioè quanto ha portato nelle loro casse. Questo è un dato che da oltre 10 anni però non è mai uscito. Se io nella mio partner, nella mia azienda, ho individuato che possono essere interessati a coinvolgere i dipendenti, e questa è un'altra notizia che vi do, la responsabilità sociale delle imprese, soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni, si sta concentrando molto sui dipendenti. Cioè le aziende vogliono collaborare con le organizzazioni in maniera territoriale e mettendo a disposizione i dipendenti. E i dipendenti sono un universo a parte, cioè sono un mondo da scoprire, perché i dipendenti possono essere volontari per la vostra organizzazione, i dipendenti possono avere un network per fare attività di raccolta fondi. Noi abbiamo dei dipendenti che organizzano
le feste dei bambini, piuttosto che la festa di compleanno, piuttosto che l'evento calcistico, l'evento sportivo, l'evento gastronomico, tutte cose che, come dire, vengono fatte in maniera assolutamente come dire, artigianale, ma che creano delle piccole attività di raccolta fondi che, messe tutte insieme, creano chiaramente il cumulo. Oltre ad arrivare a una delle innovazioni più importanti, che è quella delle donazioni ore lavorative, o meglio, la donazione dell'ora lavorativa è una delle cose più vecchie che ci sia, però, quindi, la possibilità di donare tramite la busta paga. Però una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 2008 ha fatto sì che la donazione in busta paga diventasse una forma deducibile fiscalmente, quindi accanto al versamento bancario, postale e con carta di credito, il payroll giving è diventata una forma di deducibilità. Però chiaramente c'è un iter da seguire, e quindi, se andate a vedere la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 2008, vedete tutto l'iter abbastanza complicato che dovete seguire per far sì che i dipendenti si garantissero appunto la deducibilità fiscale. Scusami, non è l'azienda che fa direttamente la sostituta d'imposta? Dipende, l'Agenzia delle Entrate richiederebbe una cosa del genere, però, dato che molte aziende non lo fanno, si trovano anche accordi con le organizzazioni, cioè, nel senso, l'organizzazione beneficiaria della donazione emette una ricevuta che in quel caso l'agenzia riconosce come fiscalmente deducibile, e poi a fine, come dire, a consuntivo, quindi nella dichiarazione dei redditi, viene fatta. Certo. A riguardo consiglio più freddo. Un altro piccolo consiglio operativo, Fabio, cioè, se lo volete fare, tutto sommato, adesso, sperando sempre che l'Agenzia delle Entrate non ci stia monitorando, no, ma tutto nella regola, in realtà sarebbe meglio, potendolo fare da un punto di vista di organizzazione, cioè di avere una risorsa magari che può seguire questo aspetto, farlo, diciamo, facendosi carico di alcune attività, come per esempio l'invio della ricevuta, eccetera, perché, tornando al valore del patrimonio informativo che abbiamo visto questa mattina, questo ci consente di avere la lista dei dipendenti dell'azienda che hanno sottoscritto il payroll giving, e quindi di conseguenza arricchire il nostro database, perché quei dipendenti diventano dei potenziali donatori anche di altro, a cui io posso, con l'obiettivo di ringraziarli magari per il payroll giving, ottenerli aggiornati sul progetto che finanzio con l'ora del loro lavoro, è tutto un modo per tenerli, fidelizzarli, agganciarli. Quindi, ecco, laddove possibile, da un punto di vista proprio di carico di lavoro, poterlo fare. È chiaro che questo è un lavorone quando abbiamo a che fare con aziende che hanno centinaia o migliaia addirittura di dipendenti. Ecco. Questa slide è molto confusa. Però ripercorre esattamente quello che abbiamo detto fino adesso e quello che soprattutto Cristina ha stressato molto questa mattina. Cioè, quando ci presentiamo a un'organizzazione, a un'azienda, non dobbiamo, come dire, colpire nel mucchio. Non tutte le aziende vanno bene per la nostra missione, e soprattutto andiamo con un progetto chiaro. E si va con un progetto chiaro quando noi sappiamo chi siamo, cosa vogliamo e quali sono le attività e i progetti che in questo momento storico stiamo portando avanti. Ripeto, non interpretiamo il rapporto con le aziende sempre solo esclusivamente come richiesta di denaro, perché potete, se voi fate un'analisi puntuale delle necessità della vostra organizzazione, potete scoprire altre mille risorse che vi occorrono e che magari l'azienda vi potrebbe dare. Molte aziende sono, per esempio, attive nel volontariato d'impresa anche per una questione di, come dire, di trasferimento di competenze. Quindi molte aziende vengono
in maniera gratuita dentro le organizzazioni, soprattutto le piccole e le medie, per fare attività di formazione, qualsiasi tipo di formazione, chiaramente una formazione che sia adeguata e che sia interessante per il vostro settore. Però nel momento in cui noi abbiamo chiari quelli che sono i nostri obiettivi e i momenti e il momento storico in cui ci servono, questo ci permette di selezionare l'azienda che dobbiamo andare a colpire. Perché tanto per 100 aziende che noi contattiamo, 2 cominciano a parlare con noi, a parlare, non a collaborare. E ripeto, non possiamo cominciare a sparare nel mucchio pensando di andare a pensando che il nostro progetto possa interessare a chiunque. Io non so se voi volete fare un break, ditemi voi. Sì, vedo, mi dicono di sì. 5 minuti di break prima che iniziamo la scheda progetto? Ok. Poi io vedo che è successo al mio telefonino. Allora, come vi dicevo, una delle, come dire, delle problematiche che spesso si riscontrano, anche e soprattutto lavorando con le aziende, è quella di una mancanza di chiarezza nel progetto presentato. In tante occasioni mi è capitato di sentire veramente ottime idee, però non dico confuse, ma ottime idee che poi, come dire, raccontate all'interno dello stesso gruppo di lavoro, quindi di colleghi che si occupano esattamente dello stesso progetto, avere diversità completamente, un'altra storia, come si suol dire, un altro finale. Quindi qual è la proposta che chiaramente sempre di più si cerca di veicolare? Come trasformare appunto una buona idea in un progetto. Però che cos'è un progetto? Perché c'è da chiarire innanzitutto questo. Secondo noi è una combinazione di persone, di risorse economiche e di elementi strutturali riuniti temporaneamente per raggiungere un obiettivo unico e predefinito, con risorse date, in presenza di vincoli temporali, economici e qualitativi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è un processo, la definizione del progetto è un processo in cui ci sono elementi esterni ed interni all'organizzazione che devono contribuire con il budget economico prefissato e con tutta un'altra serie di elementi al raggiungimento di quegli obiettivi. Piccole o grandi che siano le organizzazioni, consulenti o non consulenti, la definizione di un progetto chiarisce e elimina tante problematiche in corso di sviluppo. E la cosa migliore
che io dico sempre ai colleghi è quello di scrivere un progetto basandosi su una sorta di scheda, una scheda che deve essere personalizzata in base a quelle che sono le caratteristiche della vostra organizzazione piuttosto che della vostra realtà. E quindi ci sarà una nomenclatura diversa per ognuno di noi, ci saranno degli elementi che saranno più o meno presenti, però la definizione di un progetto vi assicuro che vi aiuta, uno, a non avere una dispersione di energie fisiche, mentali, ore uomo, e soprattutto a lavorare tutti verso lo stesso obiettivo, perché ripeto, ci sono state riunioni su un progetto dato, con un titolo definito, e poi se andavi a chiedere a tre persone diverse che lavoravano nella stessa struttura, ti dicevano tre obiettivi diversi. Perfetto. No, sono matta io. No, infatti, ripeto. Dunque, questa è una proposta appunto per la codifica delle informazioni di un progetto di fundraising. Io chiaramente vi ho portato la mia, e come vi ho detto all'inizio, prendete spunti, riflessioni, capite quello che può essere replicato, mutuato, copiare. Si copia sempre nella vita e si migliora e soprattutto si personalizza. Noi quando in ARC cominciamo una qualsiasi attività, facciamo la scheda progetto, che è un'ansia enorme, perché ci mettiamo davanti a un computer vuoto, o meglio, con una scheda che abbiamo creato noi con tutti quelli che sono gli elementi caratteristici della nostra organizzazione. Io appositamente non ve l'ho generalizzata, perché non avrebbe senso generalizzare una scheda, la dovete prendere e rimetterla su quella che è la vostra struttura. Allora, ci ho avuto un'idea, no? Perché arrivano quelli con le idee, no? Ho avuto un'idea fantastica, potremmo fare un evento meraviglioso in cui raccogliamo 2 milioni di euro e poi facciamo anche una campagna di comunicazione per arrivare a tutti i target dai 0 ai 90 anni e poi, fichissimo, ok, un attimo, mettiamoci seduti. Qual è l'obiettivo del progetto? Qual è il progetto? Quali sono gli elementi che devono essere chiamati in causa per la realizzazione di questo progetto? Quanto è il budget? Dato che noi purtroppo dobbiamo attenerci il più possibile alle regole dell'Agenzia delle Entrate, quando facciamo raccolta fondi, soprattutto con le aziende, la facciamo all'interno di raccolte pubbliche di fondi, quindi di campagne nazionali che abbiano un grande bacino di comunicazione. Quindi io, quando ho in mente un progetto o so che la mia organizzazione mi sta chiedendo la struttura di un progetto, io lo devo prima collocare all'interno di un momento storico della vita di ARC. Quindi io ho l'azalea della ricerca, le arance della salute e i giorni della ricerca. Siamo molto fantasiosi, eh? Ho tre momenti temporali, quindi io già sto collegando il mio progetto all'interno di uno di quei tre. Il progetto, che cos'è? È una raccolta fondi, qui vi ho portato un goal per la ricerca, piuttosto che un altro. È un'attività organizzata in un tempo determinato con un obiettivo principale ed obiettivi secondari di un budget. Un progetto potrebbe essere un mailing ed un budget. Ad esempio, voglio fare un mailing, quindi voglio scrivere a tutti i miei donatori, voglio scrivere a tutti i nostri donatori. E io, quindi, per me questo è codificato come un progetto che può essere inserito o meno all'interno di una campagna. Ci sarà una persona che è a capo di questo progetto, probabilmente, e una persona che sarà a capo di una campagna, probabilmente. Sicuramente ci deve essere una persona che coordina il gruppo di lavoro. No, Nicole.
Sarebbe bello, dice. Tutti i discorsi che si stanno facendo sono bellissimi, realizzabili, però uno per, ma anche negli incontri precedenti, uno per l'area marketing, uno per in una associazione, in una cooperativa dove si è in cinque e già si è operativi, comunque questo richiede tanto tempo, sì. Lo vediamo, si fa per lavoro. Sì, no, d'accordo. Quindi, infatti quanto sbuffiamo anche noi, assolutamente. Allora pensare, cioè io adesso penso e ripenso, che devo farlo io, lei o l'altra collega, dice, io non parto più, cioè sto ferma, cioè non è per me. Lo so. Posso dirle una cosa? Questo è giusto. Secondo me in questo momento ci saranno molti scambi. Sì, l'osservazione più frequente che viene dalle realtà come simili alle vostre, no? Cioè comunque più piccole, fatte di volontari prima di tutto, quindi la differenza, no? Tu questo stai dicendo, tra chi lo fa come lavoro, fondamentalmente ci dedica 12 ore al giorno, e chi come voi... Io lavoro, l'educatrice dovrebbe fare anche questo. Certo. Allora, qui una riflessione però. Avete mai pensato che quando voi vi trovate a cooperare, collaborare, a fare diciamo, il volontariato all'interno delle vostre organizzazioni per una causa sociale specifica, guarda caso il volontario viene preso soltanto in funzione di quelle competenze che possono essere, no, nel tuo caso di educatrice di minori, piuttosto, non so, adesso penso per il carcere. Il suo lavoro non è proprio... Come educatrice, no? Ho capito? No, sto dicendo come lei sei educatrice professionalmente parlando, è educatrice, no? Il suo ruolo, ecco, all'interno dell'associazione. Però quello che sto dicendo, è chiaro che lei dice, io già faccio l'educatrice, poi devo pensare pure a tutte le altre cose, dice pure queste altre, ma insomma. Il punto è, dicevo, si è mai pensato da parte di chi diciamo, costituisce queste associazioni, che in realtà tra i volontari si potrebbe cercare qualcuno che invece di dare solo del tempo, adesso passatemi il solo, permettetemi, però il tempo per intrattenere i bambini, dare questa competenza. Cioè, ma quanta gente nel territorio ci potrebbe essere che stacca alle 5 del pomeriggio dal proprio ufficio, ma fa questo di professione e può farlo per 2 ore al giorno tra le 5 e le 7 del pomeriggio a titolo gratuito? Posso fare un'altra riflessione così puoi rispondere? Qua. No, quanto? Lei poteva rispondere a quante persone, lei ce l'aveva il numero. No, il discorso è facciamo people racing, cioè cerchiamo le persone, ma quante persone che hanno queste competenze ti rispondono, perché è capitato, faccio per tutta la giornata, tutta la settimana questo. Perfetto, non voglio fare... Io penso che spesso si faccia, si offra in maniera, passatemi il termine, sbagliata. Cioè nel senso, se tu passi se tu cerchi generalmente volontari per un certo tipo di cose, non vai a prendere le persone che ti possono offrire il loro tempo con queste competenze. Perché anche lì, occhio, che quello è come un altro prodotto, il people raising. Se io cerco un volontario per questo tipo di competenze, io dovrò tarare il messaggio per quel profilo, probabilmente non potrò scrivere sul giornalino, non lo so, della città che va nelle scuole, ma magari devo scrivere su, non so, sulla cronaca di Foggia del Mattino, piuttosto che, allora, ecco, bisogna ragionare così. Certo che non ti verranno queste... Sono d'accordo che è molto difficile trovarle, forse di più che non quello slancio che uno ha normalmente come volontario. No, credo che sia più facile che si trovi in un altro settore e che si diverta a fare questo, magari con l'obiettivo di fare qualcosa. Però vi ricordate l'esempio che vi ho fatto stamattina sui coordinatori di Telethon? Guarda caso a noi arrivavano le candidature, quasi tutte tagliate più o meno, non voglio dire su questi profili, però su gente che aveva fatto questo nella loro vita. Allora, per esempio, non bisogna avere 30 anni o 40 anni per fare questo lavoro, ci può essere 55enne o 60enne che sta andando in pensione o che già non lavora più e quindi non lo fa per 8 ore al giorno, che non ne può più sapere, invece magari tutto sommato nella sua vita, pensiamo soprattutto agli uomini, non me ne vogliate, ma... cioè, l'esempio in casa, spesso gli uomini che vanno in pensione, no, si dice rispetto alle donne che si trovano mille altre cose da fare, entrano in crisi, no? Non hanno più il loro lavoro, non c'è che li soddisfa, eccetera. Questi sono degli ambiti in cui si può sfruttare moltissimo una professionalità acquisita. Signori, ahimè sì. Quello che state dicendo...
recupero di nuovo quello che dicevo prima, il volontariato d'impresa, interpretatelo in questo senso, non è solo il dipendente che a noi ci viene a vendere per 3 ore in piazza l'azalea. Fondazione IBM, andate sul suo sito, perché loro danno, offrono gratuitamente, cioè per loro fare RSI, responsabilità sociale d'impresa, è mandare i propri dipendenti ovunque nel mondo, ovunque in Italia, e formare, fare un trasferimento di know-how delle loro competenze. Quindi ti insegnano a fare un piano di budget, ti insegnano a fare una progettualità. Ripeto, io adesso ve l'ho portata anche un po' come provocazione, la nostra scheda progetto. Ma ripeto, ci sono scene drammatiche ogni volta, ma l'hai fatta te la scheda progetto? No, non la voglio fare perché è una perdita di tempo. Ma vi assicuro che non solo vi aiuta, ma ci sono anche persone che sono in grado di insegnarvi il processo di organizzazione di un progetto. Quindi io adesso ho citato la Fondazione IBM perché è una fondazione grande, però io vi invito a guardare se sul vostro territorio, che purtroppo ahimè conosco poco, ci sono realtà anche molto più piccole in cui andate dall'azienda e gli dice: guardate, subito, io non ti sto chiedendo soldi, sia chiaro. Ti tranquillizzo. Quindi ti tranquillizzo, non ti sto chiedendo soldi, io ho una piccola associazione che voglio strutturare da un punto di vista professionale. Voi fate progettazione di non so che cosa, venite a farci un corso di 2 giorni per un mese, cioè, no, in un mese, sulla progettazione? Secondo me qualcosa trovate, secondo me, perché ripeto, state comunque in una città, in una regione dove insomma, non è che mancano questi tipi di opportunità. La regione nord, la Puglia è molto lunga, sì, è sì, molto sì. Sì, sì, questo immagino, infatti ripeto. No, io volevo dire solo una cosa, è che poi c'è anche una, come dire, ritornando alla questione tua, no, del tempo, poi c'è anche una scelta di carattere strategico da parte vostra, per cui se continuate a fare, no, scusa se vado, però secondo me se continuate a fare solo gli educatori, domani non potrete fare neanche quello, per cui c'è, cioè, un po' come dicevamo, non so, sembra con Guia la prima volta che tu non c'eri, che quando si fa, diciamo, una delle cose della quando si imposta una raccolta fondi è definire che ci sia una persona che anche una sola volta a settimana si dedichi quelle 3, 4, 5 ore alla raccolta fondi. Per cui secondo me dovete proprio, diciamo, il lavoro comincia, sì è vero che ci sono n.000 condizioni, però a mio avviso il lavoro comincia dalla consapevolezza che comunque a questa cosa gli diamo una priorità, perché altrimenti poi non possiamo andare avanti neanche su quello che facciamo oggi, e quindi significa riorganizzare tutto. Oppure, ma guarda, la scheda progetto ti aiuta a dare le priorità, perché l'obiettivo è proprio questo, anche a ottimizzare il tempo su un determinato progetto. Cioè un progetto potrebbe essere il reclutamento di volontari che ti aiutano nella formalizzazione di una scheda progetto. Prego, no, volevi dire qualcosa? Allora, se siamo qui, sì, anzi, se io sono qui è proprio per quel tipo di discorso che faceva Fabio, cioè ci si fermiamo perché dobbiamo, certo, prendere competenze, perché abbiamo capito che non possiamo fare tutto, certo, cioè alcune cose devi farle, altre no. Il problema è la difficoltà nel trovare poi chi, quello è il chi. Allora, iniziamo col mi formo io. Poi vediamo se si forma qualcun altro. No, infatti, cioè, il problema è che, ok, le risorse sono limitate, voi dovete attivare nuove fonti di finanziamento, va bene, hanno mandato te, fantastico, e ti auguriamo di diventare un grande fundraiser, però, come dire, la giornata è fatta di 24 ore, di cui 8 si dorme, poi si fa qualche altra cosina, cioè, nel senso, non potrai fare tutto te, quindi quello che torno all'inizio, non c'è una, cioè, ci deve essere una volontà di investimento a monte, non potrai, anche per quanto puoi essere formata, fare fundraising e fare le educatrici e fare altro. Quindi è un po' un ragionamento che c'è una specialità, come i soci fondatori,
No, ma anche semplicemente, non è che se si è in 5, poi tutti e 5 riusciranno a fare tutto. A un certo punto, se si vuole crescere, l'organizzazione deve prendere delle organizzazioni. Assolutamente, anche. Assolutamente. Assolutamente. Cioè io immagina che l'anno spaventa. Scorso ho fatto una lezione al CNR perché il CNR aveva deciso che i beneficiari, cioè i ricercatori di tutti i campi, e c'era ricerca scientifica, culturale e quant'altro, dovevano anche fare i fundraiser. E qualcuno dice sì, figo, mi piacerebbe, altri dice io non ho nessuna intenzione, non ho le competenze, non è nel mio bene, ma che insomma se a me da domani mi dicessero da oggi fai pure la pasticcera. Quindi esatto. Non è detto che tutti siano. Un, due, tre. Siete in tre? E anche tanto, no, siamo di più, però la questione, le persone che comunque a cui chiedi un po' di più rispetto alle ore lavorative, cioè dici. Il volontariato, ecco, ti pago, però ti chiedo gentilmente anche qualche ora in più di volontariato. C'è chi ti dice di sì e chi ti dice di no. E allora quelle che dicono di sì sono tre e quelle cercano di aprire gli orizzonti. Fino a quando poi al territorio non ti fai conoscere, nel momento in cui ti fai conoscere arriva gente, quindi però per farti conoscere devi fare tutto un lavoro. Certo. E alla fine te lo devi fare tu. Certo. Però è bello, mi piace. Cioè, mi rendo conto che, insomma... No, è che la... Sai che cosa? Nella spiegazione, nella raccolta, sembra tutto così facile. No, aspetta. Facile nel senso che è piacevole ascoltarlo. È piacevole dire, ma è bello, Però poi ti scontri con la realtà e... Esci dagli incontri piena di carica, di voglia. Poi torni a casa e ti scontri con la realtà. No, ma questo è comune a tutti, Succede ovunque, ti assicuro. Ripeto, non è che adesso ti racconto il mondo ideale, che tutti la mattina sono contenti. Ma lo immagino. Anche oggi faccio un'altra scheda progetto e ho tutto chiarissimo. Ripeto, scene di panico davanti a uno schermo vuoto che dice canale. Canali in entrata, canali in uscita, ma il mio progetto, il mailing che io voglio spedire a tutti gli uomini tra i 40 e i 50 anni che sono in questa determinata regione, perfetto, allora il canale è una sede fisica o virtuale per mezzo della quale l'organizzazione stabilisce la relazione con il target. Ok, perfetto. Allora, momento di panico, concentrazione, perché ho visto questo. Allora, il mailing allora è un canale in entrata, perché io sto spedendo un mailing con allegato conto corrente postale, quindi mi aspetto che la donazione arrivi con conto corrente postale. Però nella lettera io ho anche dato invece, darò impulso alla donazione online. Quindi, allora nella donazione online dovrò andare a monitorare che questo mailing poi mi dia dei riscontri. Cosa? Esatto. Quindi ripeto, la scheda ci aiuta anche a non fare errori grossolani che ci potrebbero venire, facili e anche presi dall'entusiasmo. Qui sulla descrizione del canale veramente ho sentito delle cose fantastiche nel corso degli anni. Qui è una descrizione del canale, quindi specificare se è un partner di raccolta fondi piuttosto che se è un media partner, il settore merceologico, e fino a qui devo dire che bene o male scrivono ci siamo. Le cariche, il responsabile, se c'è un responsabile di progetto, comunque tutte le persone con cui interagisco. Sulle info aggiuntive ho visto
info aggiuntive che non servivano assolutamente a niente, tipo quando si era sposato il presidente dell'organizzazione dell'azienda e dico bene, perché gli stiamo proponendo un progetto, le bomboniere solidali? No, però è un dato che ho trovato e non si sa mai, ce lo metto dentro. Quindi, ecco, sulla descrizione del progetto, sull'obiettivo primario, qui la gente veramente, come dire, si dice una bugia, perché obiettivo primario, non so, è un'attività di raccolta fondi, perfetto. Obiettivo secondario è un'attività di comunicazione, perché l'ho letto di queste schede progetto. Poi che cosa succede? Viene fatta l'operazione, viene fatto il progetto, la raccolta fondi è andata male, però era un obiettivo, no, l'obiettivo era un posizionamento, un obiettivo secondario di, soprattutto di comunicazione, perché sì, vabbè, la raccolta è andata male, però il progetto è stato portato a casa perché io l'avevo scritto che era un obiettivo di comunicazione. Quindi questo per dirvi che l'obiettivo secondario non è che deve essere una scusa o una chance che se l'obiettivo primario è andata male, cioè deve essere sempre qualcosa che è coerente chiaramente con l'obiettivo principale. E allora, o se no, la seconda cosa che vedo spesso è obiettivo secondario, posizionamento del brand. Ecco, quindi posizionamento del brand, diciamo, basta che io parlo con te, sto dando un'attività, sto facendo un'attività di comunicazione, e quindi diciamo che sto facendo, se vogliamo dirlo così, un posizionamento del brand. Però, come dire, molte volte non c'è coerenza, cioè nel momento in cui poi scrivi il progetto ti rendi conto che non c'è coerenza con quelle che sono state le tue idee o l'attività di brainstorming con il tuo gruppo di lavoro. Anche sugli strumenti di comunicazione esterna, se io voglio colpire, cioè se il mio progetto è un progetto che per esempio non so, lavora sull'online e quindi ho deciso che il mio target di riferimento da colpire sarà i ragazzi tra i 12 e i 15 anni, dovrò mettere in azione tutta una serie di strumenti che chiaramente mi vanno a colpire quel target. E anche qui cominciamo a trovare elementi dedicati al budget, perché la costruzione di un progetto, con che sia l'idea più bella che voi potete immaginare, deve avere chiaramente a supporto un budget dedicato. E il budget dedicato, spesso e volentieri, io ho visto una frammentazione non coerente con quello che è tutto l'insieme del budget. Cioè, dato 100, investo 95 sulla comunicazione e 5 per attività supporto, per esempio per la creazione di un gadget. Cioè, certe volte c'è veramente uno squilibrio all'interno del progetto sulla definizione, sullo spacchettamento del budget. Scusa, prego. Per quanto riguarda il budget, sì. Io posso partire dal budget, dire io dei soldi che ho voglio dedicare 50 a un progetto. Cioè, posso partire dal budget per poi dividere tutte le spese tra comunicazione? È così. Sì, poi devi chiaramente capire, va bene, poi questo lavoro ti aiuterà a capire se il budget iniziale è poco o è troppo. Perché io decido in maniera, non so, autonoma di dire che questo progetto mi serve 50. Perfetto, ok. Andiamo a scrivere il progetto. Allora, per fare questo progetto, questo è il mio obiettivo, questi sono gli strumenti che devo, mi serve un consulente perché questo progetto prevede una consulenza fiscale e allora dovrò mettere il gettone per la consulenza fiscale, poi ci sarà la campagna di comunicazione, sarà una campagna solo sul web e quindi dovrò pagare, non so, piuttosto che ho il collega che si occupa del web internamento, dovrò pagare un'agenzia. Allora, ha fatto questo, quindi vedo tutto il percorso del mio progetto, a quel punto faccio la somma. Guarda, con 35 anziché 50, questo progetto è realizzabile, perfetto. Piuttosto che la somma mi dà 60, un attimo, vedo dove posso limare, se non posso limare, a quel punto poi c'è anche chiaramente la valutazione, o meglio la simulazione di quello che io mi aspetto nella raccolta.
perché dovrò aver messo insieme tutta una serie di passaggi e avrò fatto una stima di redemption della mia raccolta che mi dice perfetto, anche se spendo 60, però mi aspetto una raccolta di X. E se non è un processo scientifico, però se tutti gli elementi sono stati messi in maniera abbastanza corretta una dopo l'altro, ti puoi sbagliare di poco. Poi insomma, tutto può succedere nella vita, però anche qui se ad esempio vi faccio l'esempio della grande distribuzione alimentare, quel progetto sulla la donazione alle casse. Un'associazione mi ha detto, ah sì sì, bello, ma a me non ha funzionato. Dico, ah, dico, come mai non ha funzionato? Ah no, perché la gente non donava. Dico, ma no, la comunicazione dentro era perfetta, c'erano i manifesti, c'erano le locandine, c'erano i cartelloni, il messaggio era chiaro, perfetto. Dico, e poi? E poi la gente alle casse non donava, ma qualcuno glielo chiedeva di donare? No, vabbè, c'erano i manifesti. Allora, immaginate voi quando entrate all'interno di un supermercato per fare la spesa, no? Intanto siete concentrati su un'attività, cioè fare la spesa. Quindi non pensate che state entrando dentro la Caritas a fare una donazione, state entrando dentro un supermercato. Quindi il vostro approccio mentale è settato su una determinata attività. Tra l'altro bersagliata da tutta una serie di attività di comunicazione, perché mentre passate tra i canali dei vari supermercato vedrete la comunicazione che dice che quel prodotto è più ecologico di quell'altro, piuttosto che la comunicazione che vi dirà che siete bersagliati, no? Quindi voi lo sapete, la vostra mente è settata per recepire determinate informazioni, perché se vi doveste mettere a leggere tutte le pubblicità e tutte le comunicazioni, passeremo metà della giornata dentro al supermercato e alla fine non avreste scelto nulla. Quindi siete settati a fare una determinata attività. Quando arrivate alla fine di questo percorso e finalmente col carrello quasi pieno, arrivate alla cassa, l'ultima cosa che vi viene in mente è fare la donazione per forse quell'associazione che avete visto nella locandina all'entrata. Quindi non è cattiveria da parte del cliente, è una mancanza di sollecitazione. E la sollecitazione o la fa chi in quel momento sta di fronte a te ed è la persona, l'interfaccia, diciamo, di quell'organizzazione e ti dice guarda, dare 50 centesimi per Tizio e Caio che fanno questo, questo e quest'altro, sono quattro parole, ma quelle quattro parole quella persona le deve dire in maniera efficace e le deve dire in maniera convinta. E l'attività di comunicazione interna in questo caso è fondamentale, anzi più della comunicazione esterna oserei dire. Quindi se tu per questo progetto, che era quello della raccolta fondi alle casse, avevi 100 di budget e hai investito 90 per fare i cartelloni più belli sulla faccia della terra, ma le persone che tecnicamente ti devono chiedere il denaro non sono state briffate e formate e costantemente informate, perché sono la faccia che chiedono i soldi per te, la raccolta andrà male. Dice, ma come, io ho fatto tutto, ho pianificato, ho fatto delle affissioni 5 metri per 30 a Corso Sempione, come mai non hai raccolto? Perché hai starato il budget della comunicazione, investi, crea dei video che vadano che vengano inviate, non so, a tutte le cassiere che a casa la sera se lo guardano, piuttosto che chiedi all'azienda di dedicare un'ora del loro tempo a un'attività di formazione. Questo ti fa raccolta fondi, non l'affissione. Quindi ripeto, ogni progetto deve essere calibrato nelle attività e vi assicuro, ripeto, che scriverlo alla fine è un puzzle che avete davanti e vi rendete conto se ci sono pesi diversi. Perché un progetto può, lo stesso identico progetto può funzionare o meno a seconda di determinati elementi che si colpiscono o meno. Arriviamo alla rendicontazione e al donor care. Ora, vi racconto quest'altro caso. Io ho un'azienda importante, molto importante, della grande distribuzione, che ha fatto un progetto bellissimo per attività di raccolta fondi col catalogo a punti, mi ha fatto arrivare tantissimo denaro e non vuole
fare la rendicontazione. Ho detto, no, guardi, scusi, noi dobbiamo rendicontare ai vostri clienti che questo denaro che hanno dato non solo è arrivato, ma è stato utilizzato per fare questo. Sì, sì, no, vabbè, ma loro si fidano. Vabbè, ho capito che loro si fidano, va benissimo. Siamo tutti felici che loro si fidano. Però è un processo che, come dire, è un processo monco se io non dico a quel tuo cliente che mi ha dato quella determinata donazione che cosa ci ho fatto. E poi difficilmente io riesco a tornare per richiedergli di nuovo fondi. Quindi il rendiconto e il donor care, o comunque l'attività di ringraziamento, di gratificazione anche verso... Voi dovete andare. Sì, sì. No. E anche l'attività di rendicontazione verso, ad esempio, quelle stesse cassiere che vi hanno aiutato a raccogliere fondi, o meglio, che hanno raccolto fondi, perché le hanno raccolte loro. Sono, come dire, dei cicli che devono essere mantenuti, alimentati sempre in maniera appunto continuativa, perché sono la linfa del progetto che verrà a seguire. Alla fine avrete tutta una serie di budget. Ciao, a domani. Ciao. Alla fine avrete tutti i pezzi di budget, potrete fare, come avevamo detto prima, la somma di tutto quello e poi verificare se effettivamente le risorse, le ore uomo, le risorse economiche e tutte le produzioni che avete pensato di fare sono in grado di essere supportate e sono coerenti con il budget che avete davanti. Il timing è un'altra cosa che spesso vedo assolutamente... Sembra che è una cosa... È una variabile, il timing. Quando io chiedo, perfetto, facciamo il Gantt. No, vabbè, ma queste cose tanto le facciamo. No, facciamo il Gantt delle attività. Fate 10 attività, perfetto. Allora, l'attività 1 deve essere fatta da A, perché poi l'attività 3 deve partire in quest'altro momento. Ripeto, persone che erano certe, talmente certe, di un progetto che magari seguivano anche da anni, ma che c'era, come dire, una tradizione orale, come dico io, sembrava l'Odissea, capito? No? Veniva tramandata di padre in figlio, e che aveva sempre funzionato, con la realizzazione di una scheda progetto, quindi mettendo in fila tutti gli elementi, il progetto è sempre andato bene, solo che, guarda caso, si sono per esempio diminuiti i costi di budget, quindi si è speso di meno, sono servite meno risorse, si sono ottimizzati i tempi, quindi il progetto ha sempre raccolto 100 come l'anno prima e come 10 anni prima, ma anziché spendere 50 si è speso 30, poi si è speso 20 e magari nel tempo che tu facevi quel progetto sei riuscito anche a farne un altro. Quindi ripeto, la pianificazione tra l'altro vi aiuta poi a creare il progetto per andare a parlarne con le aziende, perché le aziende sono queste le cose che vogliono sapere, eh? Quindi ripeto, adesso torniamo sul corporate, la scheda progetto vi aiuta nella vita in generale, nella vita lavorativa, ma vi aiuta soprattutto nel momento in cui vi dovete interfacciare con le aziende, perché le aziende chiedono budget, chiedono gli strumenti di comunicazione, gli strumenti di rendicontazione, a parte questa azienda che non vuole rendicontare, quindi tempi. E i tempi, perché poi loro che vivono con l'ansia del tempo... Anche qui vedo se ci sono altri soggetti coinvolti in maniera esternamente dal progetto, dalla struttura, se ci sono backup su questo tipo di progettualità magari fatti in altri ambiti, da altre organizzazioni. Cioè cerco comunque di raccogliere tutto il materiale che mi possa il più possibile completare tutte le informazioni che ho. Finalmente arrivo al famoso totale degli oneri e totale dei proventi, e qui veramente si sbizzarriscono le persone e scrivono di tutto. Noi teoricamente all'esercizio della seconda parte, però stavo pensando che forse, visto che manca un po' di persone, sì, vale la pena, siccome la facciamo domani mattina, ok, se vogliamo possiamo andare un po' avanti, vado avanti, poi domani possiamo riprendere, oppure possiamo fare un'altra cosa, mi viene in mente, però insomma abbiamo ancora del tempo, che ore sono? Sono le 4:10. Sì, possiamo un po' andare avanti, perché è un peccato perdere, infatti. Tanto,
oltretutto ripetere. Ma domani mattina loro tornano tutti? Sì. Quindi l'esercitazione vale la pena proseguirla domani, che ci dà spunto per... E invece possiamo andare un po' avanti, ma poi magari prima di ci lasciamo un'oretta alla fine, secondo me, per rivedere quello che voi avete prodotto prima in termini, se nel frattempo, ripensando a quello che avevate proposto, cambiereste qualcosa. Perché dopo magari anche mezz'ora questo ci può essere utile. Poi chiaramente queste sono tutte slide che sono a disposizione, quindi anche se nelle prossime giornate volete chiedere informazioni dettagliate, altro. Allora, questa slide la porto perché secondo me riesce un po' a illustrare quel concetto che dicevamo prima, cioè del non necessariamente tutte le aziende vanno bene per tutte le organizzazioni. Io ho preso 4 grandi organizzazioni che ho diviso in questa maniera. Da una parte sono organizzazioni che si occupano di ricerca scientifica biomedica, che per condizioni conosco molto bene, e quindi Teleton e AIRC, e dall'altra parte organizzazioni di matrice internazionale che però si occupano anche loro bene o male dello stesso settore, quindi Save the Children e UNICEF si occupano comunque di infanzia, in, diciamo, al di fuori del contesto italiano, anche se hanno molti progetti che insistono sul territorio italiano. Però diciamo che nel percepito comunque degli italiani, Save the Children e UNICEF hanno una matrice internazionale e sembra che si occupino solo esclusivamente di, appunto, infanzia, che sono dall'altra parte del mondo, e invece le altre due sono organizzazioni nazionali che lavorano per la ricerca scientifica sul nostro paese. Quindi abbiamo comunque due, vedete, macro aree molto diverse tra di loro. Vediamo da quest'altra parte, lì ho messo una serie di brand aziendali e vi faccio notare che c'è, per esempio, un brand che viene riproposto, che c'è sempre, che è Telecom. Indovinello, ve lo dico, è Telecom. Telecom è un partner tecnico di raccolta fondi. Perché? Perché Telecom, così come gli altri gestori di telefonia, attivano il famoso numero unico, quello con decate 4, per cui se voi fate il 48, 548, fate la donazione di 2 euro a Tizio piuttosto che a Caio. Loro, giustamente, sono una società di servizi e forniscono il servizio, cioè mutuano il loro servizio commerciale, lo mutuano sul sociale, e quindi hanno una missione che va bene per tutti, cioè per tutte le organizzazioni. E quindi prestano, appunto, il loro servizio, lo danno a tutti. Dalla mia parte, cioè dalla parte dell'organizzazione, hanno comunque un settore merceologico che non è, come dire, in controversia con la mia missione, anzi. Ci stanno 2 brand che sono presenti solo in Save the Children e UNICEF e non sono presenti in Teleton e AIRC. Vi aiuto. IKEA e Procter & Gamble. Ora, chiaramente, non è che a nessuno di AIRC o a nessuno di Teleton gli siamo venuti in mente guarda, non ci avevo pensato ad andare da IKEA, che bella idea che fare da IKEA. Le linee strategiche di IKEA e di Procter & Gamble, soprattutto di IKEA, sono quelle di non aderire a cause sociali che prevedono lo studio, comunque che prevedono le malattie. Quello che si diceva prima, no? Per questo conosciamo le aziende, per questo vi dico non spariamo nel mucchio, per questo vi dico pianifichiamo, conosciamo chi siamo noi. Se io mi occupo di ricerca scientifica biomedica, quando vado a studiare le aziende e trovo delle linee guida, che non tutte le aziende le hanno, ma se mettono in evidenza che le loro linee guida della responsabilità sociale d'impresa sono dedicate ad attività sociali nei paesi in via di sviluppo piuttosto che dedicate all'infanzia, chiaramente non lo mettono mai nero su bianco, però a noi non ce ne frega niente della ricerca scientifica biomedica, non è questo chiaramente. Però capisco e so che c'è una preferenza che gli è data dalla loro casa madre di muoversi su determinate linee.
Allora io non dico che non perdo tempo con IKEA, ma sicuramente non sarà tra le mie priorità quello di creare una progettualità da andare a presentare ad IKEA, in questo senso. Anche se, per esempio, ultimamente, negli ultimi anni, adesso per fare un esempio, IKEA sta aprendo i suoi spazi di fronte alle entrate, anzi ogni settimana ospita un'organizzazione diversa per fare attività di raccolta fondi davanti alle loro entrate, quindi chiaramente dove c'è un traffico di clienti incredibile, no? Però l'azienda non si sta spendendo, dice vabbè io ti do lo spazio, poi fai te, vieni te con i tuoi volontari, fai te quello che ritieni opportuno, ti riconosco lo spazio. Dentro IKEA, prodotti dedicati, sollecitazione alle casse, sono solo questi due brand che si muovono, perché l'azienda voleva, uno, l'infanzia e due, un respiro internazionale, e quindi voglio dire, meglio di loro chiaramente. Sì, aggiungo a questo che ciò non toglie, qui per riprendere lo schema di Alessandra di prima, quello sulle le differenti modalità di collaborazione, allora questo è molto vero per quello che riguarda naturalmente, per dire, il coinvolgimento di IKEA a livello di meccanica di raccolta, cioè come partner di raccolta fondi. Diverso è a volte quando viene visto come partner tecnico. Faccio l'esempio, l'ospedale Meyer di Firenze, che è molto noto e conosciuto per, diciamo, la parte delle malattie pediatriche, quindi torniamo sempre, rimaniamo sul target, la strategia dell'azienda è quella, no? dei bambini, sono state ristrutturate e arredate completamente con tutti i mobili di IKEA. Quindi le camerette per i bambini, per i pazienti e tutto, è stato fatto tutto con i mobili di IKEA. Allora questo per dire, lì loro hanno dato degli strumenti, è come il software di Microsoft, non si sono impegnati in una... però immaginate che ormai, dato che poi i loro prodotti sono, come dire, riconoscibili così a vista d'occhio, quando un paziente, una famiglia, chiunque entra in quell'ospedale riconosce subito che c'è la sediolina di IKEA, il letto. Questo per dire come possono essere veramente centinaia le modalità di, diciamo, di supporto ad una causa. E non solo, un'altra cosa, non è che una linea strategica è fissa per l'eternità. Cioè le aziende cambiano, cioè tutto ruota, tutto si evolve, tutto si modifica e anche le linee, quindi non è che magari IKEA non si aprirà mai al finanziamento o non aprirà mai la sua location ad attività di raccolta fondi dedicate a delle patologie. In questo momento storico è così, per questo io vi invito sempre a monitorare tutto quello che accade, in questo la rete, internet è lo strumento più ricco, anche se va, come dire, anche selezionate le notizie che si trovano. Prego. Certo, e il mondo che ci guarda, siamo in mondo visione. Facciamo degli esempi, visto che questo effettivamente è importantissimo. Io ci avevo pensato quando abbiamo fatto l'esercitazione prima, però adesso ancora di più mi viene in mente. Cioè facciamo conto che io faccia una raccolta fondi, un fundraising. Cioè chi si vuole identificare col carcere? Capisco i bambini, figli di delinquenti che non c'hanno colpa, disagiati. Capisco la malattia mentale, quella la manda il Signore. Ma purtroppo con questo genere di persone... il commento generale è: se la sono voluta loro, bisogna buttare la chiave. Allora, come faccio io a trovare un'azienda che non si spaventi ad avvicinare il suo brand alle celle? Scusami, quindi Barilla è subito casa? No. Anche in cella? Ma cosa? Barilla? Ed è subito casa anche in cella. Guarda, potresti fare la creativa di Barilla. No, scusami, allora, la tua organizzazione si occupa. No, io no. Non hai un'organizzazione. Facciamo conto che... Sì, però tu ci dicevi all'inizio che avevi appunto una... cioè comunque ti occupi di questo tipo di settore, giusto? Sì. Quindi esattamente, cioè se tu mi dovessi dire in tre parole... di cosa si occupa, diciamo, la tua organizzazione? Allora, tu hai parlato di prigioni, di celle, di detenuti, però... Facciamo conto che io abbia un'organizzazione. Facciamo conto, esatto. Rendere più vivibile e a misura umana la detenzione, che può essere una cosa anche, finché non c'è un'alternativa, giusta. Però a renderla effettivamente per quello che è punizione,
e reinserimento. Seconda domanda, scusami, perché ci aiuta. Certo. Vediamo, lo facciamo anche come esercizio, è molto bella questa cosa. Sì. È vero che è una delle cose anche difficile, meno difficile e meno diffuse. Sì. Seconda domanda è però, se tu intendi attivarti per raccogliere fondi per questa causa, come li spenderesti i fondi che raccoglieresti? Cioè, che cosa significa raccogliere per il carcere? Vuol dire fare delle attività che A, rendano più facile l'apertura della cella e la vita all'interno del carcere, teatro, coro, ma anche trovare delle attività che permettano il reinserimento. Quindi riprofessionalizzarli, cioè togli la professionalità dello spacciatore e metterci sopra magari quella del fonico audio. Quindi scusami, sono anche due ambiti diversi, quindi sia le condizioni di vita dentro la cella, sia ricollocare le persone non dentro ma fuori dalla cella, esatto. Perché le attività sarebbero fuori dalla cella. Sì, sì, ma per cella intendo sì, sì, la il carcere. Okay. Il però punto... anche il ricollocamento delle stesse persone una volta espiata tutta ma la io devo pena. Prima affascinarli a l'idea che un mondo diverso è possibile, perché se no loro stanno lì dentro e dicono tanto c'è gente che io ho visto, i miei alunni che hanno lasciato la roba in carcere, vabbè ragazzi ci vediamo tra sei mesi. Quindi io devo fargli venire l'idea che un mondo diverso è possibile, questo glielo posso far venire, esatto, infatti tu hai detto tramite l'attività. Quali sono i dati? Cioè ci sono i dati delle, chiamiamole, ricadute della, diciamo, di queste persone che escono dopo aver fatto... Purtroppo tutto. Al momento siamo all'85% che rientrano nel giro di un anno e mezzo, dati Antigone. Okay. Però, con tutta se una serie fanno... di problematiche chiaramente che ricadono sulla società, perché se rientrano Brava. È perché avranno Ma fatto se il puntarello fanno... piuttosto che spacciano. Purtroppo la recidiva che... okay. peggiora. Però, sempre dati Antigone, nel momento in cui c'è la scolarizzazione e attività di reintegrazione, il ritorno in carcere crolla al 35%. Perfetto, allora senti, facciamo un esercizio anche con gli altri, perché questo è importante, cioè in realtà ce l'hai, adesso l'hai proprio espresso, questi numeri, comunichiamoli. No, ma questi numeri, no, nel momento in cui tu vai a chiedere i fondi, comunichiamoli, perché giustamente tu dici, ma chi gli interessa della gente in carcere? Anzi, è colpa loro, ok, ma non credo che a nessuno faccia piacere che quando questi escono però dalla cella, ritornano per le strade cioè, e rischiano... Cioè, io cittadino... No, io... Sì, ma dato che ma ecco, questa non è una follia, eh? Chiaramente, io cittadino mi sento molto più sicuro a camminare nella mia città se so che magari delle persone che sono state rimesse in libertà hanno trovato un reintegro nella società e non sta lì invece pronto per scipparmi la borsa, faccio un esempio. Quindi io porterei ancora una volta il risultato positivo che questo tipo di operazione che tu conduci può portare a un contesto sociale. Bellissimo. Non sto dicendo che è la chiave di volta, lo so, ma possiamo andare dico, no. Mio fratello, per fare un esempio molto... anche così facciamo. Cioè proviamo ad andare dalle persone comuni che magari hanno avuto il furto in casa, ma non ne vogliono manco sentir parlare. Ma anche la mia stessa famiglia mi vede come una negletta che sta lì in mezzo a quella brutta gente. Certo. Allora, però io credo che invece, siccome sia tutto possibile, probabilmente non potrai mai... Non è facile. Che ci siano persone come te, che nonostante tutto, voglio dire, come dicevi prima, sbattono la testa contro il muro ma continuano ad andare avanti. Però facciamo questo esercizio. Non tutti hanno, per la causa che appunto che li descrive, come dire, l'opportunità di poter parlare a pubblici estesi, a tutti o a qualsiasi. Per cui tu già lo stai dicendo. Nel senso, sono pochissimi e forse dobbiamo capire anche chi sono ancora, quelli che potrebbero sostenere. In media la gente non ne vuole sentir parlare, e parliamo di gente, figurati le aziende, dici tu dove, ecco, ok. Però facciamo il ragionamento da cui siamo partiti stamattina, miriamo quello che è il nostro messaggio e la nostra offerta, cerchiamo di capire se invece nel mondo esistono dei segmenti di persone su cui noi possiamo cogliere una sensibilità, una propensione a queste motivazioni. Allora, innanzitutto, io dico adesso delle cose molto banali che possono sembrare anche qualunquiste, dico però siamo qui per discuterne. Pensiamo chi può avere a cuore
nella società, no? tra i vari profili e target, il fatto appunto di, non so, avere una vita più sicura, di non mettere a repentaglio la vita dei propri figli, per esempio, di una figlia femmina, piuttosto che sicuramente le madri, secondo me, che a loro volta potrebbero essere anche madri di un carcerato, no? O che hanno vissuto quindi un dramma di questo tipo, perché non è che poi le madri hanno le colpe se ci hanno dei figli, cioè, non sempre, voglio dire, il concetto è chiaro, ci sono delle situazioni disagiate da cui poi escono più facilmente persone, no? Che finiscono in galera, però non è sempre solo così, no? Quindi capita però anche, come si dice, nelle migliori famiglie, no? Può capitare il figlio, ecco, che prende una strada sbagliata, eccetera, eccetera. Allora, per esempio, questo potrebbe essere un target a livello di persone, e così poi arriviamo a ragionare pure sulle aziende, sto proprio improvvisando con voi, quindi un brainstorming, però delle persone che potrebbero avere una certa sensibilità. È chiaro che la sensibilità va sollecitata, come ci siamo detti prima, non è il pensiero che ho tutti i giorni quando esco da casa, vado al lavoro, prendo i bambini a scuola, ecco. Però magari una piccola riflessione, sapere che appunto, come diceva Alessandra, tutto questo poi l'indotto mi crea una maggiore sicurezza nelle strade, la possibilità che ci siano meno persone che ricadono, diciamo, nel teppismo piuttosto che negli atti, ecco, criminali. Un tentativo si potrebbe fare, non è detto che poi sia giusta questa cosa delle donne o delle madri, eccetera, magari poi non è. Allora, a quel punto noi potremmo fare il ragionamento che abbiamo provato oggi ad approntare per il discorso della patologia maschile. Le donne sono un pubblico molto vasto. Probabilmente per capire certe problematiche, io credo, come d'altro canto tu ne sei anche l'esempio, forse non solo bisogna avere una certa spiccata sensibilità, ma anche un certo livello culturale, secondo me, un certo livello di... per culturale intendo dire non basta, insomma, aver studiato, ma proprio no, intellettuale, ecco. Per cui anche lì stiamo stringendo il cerchio, ahimè, certo, perché è difficile, però magari stiamo andando su target un pochino più di nicchia. Allora, non lo so, sto pensando, no, a donne impegnate... So, su diverse attività che possono essere professioniste di un certo livello, piuttosto che fanno parte, adesso la dico così, di qualche circolo letterario particolare, cioè veramente molto particolari. Guarda caso, questi sono poi dei pubblici particolari anche per determinate aziende, per esempio magari una casa editrice, perché magari queste persone, mi permetto di dire, possono essere persone anche che leggono molto, si informano, perché ecco, possono... Beh, credo che sto facendo tutto una riflessione ad alta voce, ecco, nel senso... Sì. Ecco, vedi? Esatto. Poi ci si collega a queste cose, perché poi alla fine escono le cose in comune. Allora, infatti ti volevo chiedere qual era una delle attività più diffuse, diciamo, che si fa in carcere. Palestra? Attività intellettuali purtroppo sono molto trascurate, per cui Adesso ad alcuni è venuto questo trip del, ma ci sono parecchi concorsi in Italia, tanti per proprio dedicati. E ce n'è uno in particolare che ho io all'alta sicurezza, che sta partecipando a tutti da quando è entrato in carcere. E scrive poesie a tutto spiano, ovviamente sono molto naif perché sono persone scolarizzate, però per esempio adesso sto curando la pubblicazione di una sua raccolta sul mio libro.it che gli darebbe comunque una ho fatto venire in qualche modo ad alcuni la voglia di leggere. C'è stato appunto il teatro, sono queste, l'idea del coro gli era piaciuta moltissimo, ma purtroppo non ho trovato nessuno però che volesse venire in carcere ad addestrarli. Scusami se ti interrompo, però lo sai? È storia. Scusami se ti interrompo, però a me ancora sfugge, forse sono io che non comprendo, ancora sfugge il... No, dobbiamo farlo qua. Se te hai bisogno di fondi, risorse per supportare e migliorare la vita dei carcerati all'interno del carcere, tutte e due,
Però o se hai bisogno di ricollocare. Non è che a lei gli fa, se lei portasse anche 10.000 euro o 15 o 20, non è che a lei, perché me lo spiegava prima, gli fanno spendere quei soldi per, che ne so, fare la pittura più bella dentro la cella. Certo, questo è evidente. Possono essere usati per fare quelle attività lì, cioè quelle di formazione o di educazione all'interno. Quindi tu devi portare farce. Comunque sempre un servizio all'interno della prigione. Se io pago bene qualcuno, può anche fare lo sforzo di entrare, ma se gli chiedo di farlo gratis, mi dice piuttosto porto a passeggio i cani. Ma per esempio adesso veramente stiamo facendo questo in maniera assolutamente... No, non voglio monopolizzare, esempio, dicevo, siccome siamo pochi, no, può penso essere... Penso a tutte per esempio quelle attività, soprattutto nel mondo dell'artigianato e dell'agricoltura, che in Italia purtroppo lamentano una manodopera, no? Sicuramente ci avrei già pensato, ma... formare, cioè come dire, recuperare manodopera formando le persone del carcere. Ma io di pensate ne ho. No, troppe. Immagino, ma ripeto, noi... Io per esempio insegno nel corso geometri. Noi abbiamo vissuto a Bergamo fino a 3 anni fa. Il mio marito è di Bergamo e aveva fatto un corso al parco di Monza, un corso di irrigazione. Ad altissimo livello, erano tutti gli israeliani a insegnare come si irriga il deserto, una cosa meravigliosa. Allora io li avevo contattati perché siccome vengono fuori geometri, per fare un corso di outdoor design, quindi disegnare giardini. Sì, che bella cosa, lo facciamo anche ad opera. La mettiamo in contatto con Napoli perché non le conviene, abbiamo una scuola anche a Napoli perché non le conviene far venire da qui. Li ha più sentiti lei? Richiamato altre 2 volte, ma lei con chi ha parlato? Io stupidamente non mi sono fatta dare il nome. Comunque, in ogni caso, niente, finito. Non ho saputo a Napoli da chi mi potevo... Per dire, questa è un'attività che, volendo, anche con il titolo di studio che prenderebbero, potrebbe essere coerente e sarebbero giardinieri. Però se dici outdoor design, loro erano gasatissimi. Perché non sono la nullità di sempre. No, mi chiedo se c'è un punto d'incontro tra le aziende che necessitano di manodopera e quindi di formare manodopera. E quindi che... possono fare finanziare dei corsi all'interno. No, cioè, voglio dire... Ripeto, cioè, noi non riusciamo a trovare... Non conosco, quindi scusami se dirò delle banalità, però il liutaio, il primo che mi è venuto in mente, no? Voglio dire... allora, io ho una bottega e non ho la manodopera che possa garantire effettivamente la richiesta che ho. Allora, io con te vado gratuitamente, ma non gratuitamente, io sto investendo, sto formando persone che dicono ok, domani c'è un corso formare gli utai, sarà un corso in 10 sessioni e quindi verrà Tizio e Caio che sta gratuitamente facendo il corso, ma lui sta cercando poi effettivamente persone da portare. Comunque un minimo di fondi ci devono essere, perché anche questa cosa degli orecchini, dei cosmetici e del compostaggio, che è tutto riciclo dei rifiuti che sta curando Capitanata Rifiuti Zero, un minimo di rimborso spese bisogna darglielo, perché tutta la roba che portano la portano a spese loro, senza dire che è obbligatoria un'assicurazione per loro che sono dentro. Quindi sono 2.000 euro che sono riuscita ad avere con un fundraising personale. Ma scusami, ecco, questi che viene diviso che su 3 persone. Scusami, questi oggetti che porti sono frutto della manodopera di... Questo, sì. E noi abbiamo detto, li vendiamo? No, non si possono vendere. Non si possono vendere, immagino. Quindi se viene... Non si possono vendere in carcere. No, fuori. Perché dicevamo così, poi loro hanno la soddisfazione, no, e in realtà noi avevamo pensato di dare a loro la soddisfazione di venderli, noi glieli vendevamo sui mercatini, così che loro potevano avere quei 10 euro in più, perché in carcere si paga tutto, tutto, certo, tutto, tutto. Non si può perché non si possono dare i soldi ai detenuti? La vendita non sarebbe fundraising, no, era... Il malinteso, però uno fa la donazione e mi piglio la collana come fosse il gatto, no? Per cui non c'ho il prezzo fisso, voglio dire, ti do 20 euro, 5 euro, 10 euro, ti prendo le cose, non è una vendita. Per esempio, adesso una cosa molto, molto locale, per esempio a Roma
c'è una famosa birreria che ha il corner dedicato del made in carcere, quindi sono tutti oggettini più o ma meno. Ma quelli sono anche in aeroporto. Made in carcere, oramai è chic portare la sciarpina made in carcere. È una cosa molto alternativa, sì, contraddistingue. Ha lavorato sul brand. Lei ha lavorato, sì, infatti. Fa bravissima lei. Il concetto, ecco, torniamo a quello che hai detto tu prima, sacrosante parola, non perché poi sia la materia, ma la verità è che la comunicazione è tutto. Allora, però, la comunicazione va fatta bene, non è che basta comunicare. Quindi, tornando al discorso di prima, tu hai un valore importantissimo in quello che fai. Bisogna trovare il modo giusto di comunicarlo, di trasferirlo alle persone giuste, che recepiscano il messaggio, che hanno quella propensione, quella sensibilità per fare. E sono convinta che ci stia anche tra le aziende. Cioè, di fatto bisognerebbe fare... Se vi viene in mente vi lascio l'email. No, tanto vi lasciamo tutto. Però già c'eravamo prima con quel ragionamento, vedi, che come partiva da una pseudo-analisi così molto... fatta all'ultimo momento, così sull'editoria, quindi dice, ecco, poi quello ha scritto il libricino, no? Allora... No, mi rendo conto che è comunque una missione molto difficile. Si può fare dei ragionamenti, capito? Ecco, non, sai, a volte quello che ha detto Alessandra, prendiamo veramente come prezioso, non è detto che tu debba trovare l'azienda che ti dà la donazione o il fondo in quanto tale, ma magari se è una che ha una buona rete distributiva, fa tutt'altro, adesso dico anche che... Facchinaggio, piuttosto che... No, stavo pensando dove c'è un... ci sono dei banchi espositivi, per esempio, ti prendesse in carico di vendere il libro, invece di usare solo il mio libro.it, di vendere le poesie di questo signore, costruendoci intorno a un discorso, compra 5 euro per questo libricino, perché comunque con questo ricavato di questa iniziativa consentiremo di fare un corso di scrittura e lettura ai carcerati del carcere di Foggia. Io non sarei così diciamo, convinta che non funzioni, no? Cioè, voglio dire, ragiona anche così, non è detto che ti debba dare 500 euro per pagare il corsista, per quello che ti insegna, per docente. Magari quello si trova in un altro modo. Però, capisco, no, mi rendo conto che è un argomento molto difficile, sì. È difficile perché... come dire, l'assorbimento da parte della popolazione è... Perché è negletto, dice lei, cioè il discorso è un mondo... Io so, tutti i miei colleghi tutti gli anni chiedono il trasferimento, vanno lì perché sono mandati, ma non ce n'è uno, siamo due fissi e uno soltanto perché è perdente sempre cattedra, quindi gli conviene restare lì perché fuori non troverebbe, ma gli altri tutti vanno via... Nello scrutinio dell'anno scorso una collega in inglese invece, beh, queste persone, se vogliamo chiamarle persone, un altro collega, sto parlando tutto di gente con un livello, un altro collega ha chiesto il trasferimento perché io ho l'idea di fare lezione lì, fare matematica tra spacciatori, ladri, assassini, perché sono pure gli assassini, sto male. È un campo difficile. Però insomma secondo me si trova. Qualcosa si può fare. Capito, non Fabio? Perdere, si trova. Non perdere lo smalto. No, ma in realtà mi rendo conto. Ma quindi scusa, non ho capito, tu con Made in Carcere cioè, la conosci quindi? Su Facebook l'ho incontrata su Facebook. Adesso all'ASVI ero andata a proporre un gemellaggio tra i randaggi del mondo, i randaggi della strada e i detenuti, quindi creare pet therapy, addestrare tutti e due a pet therapy, poi fare anche per la sostenibilità pensione e trattatura, che imparino a fare queste cose. Bello, però... anche lì ci vogliono, cioè se devono venire a insegnare la toilettatura ci vuole. No, ma purtroppo credo, ecco, che l'approccio non sia quello, purtroppo lo dico, non sia quello di far passare il messaggio di salviamo i carcerati, che dovrebbe essere, però diciamo, ma il messaggio è rendiamo più sicure le nostre strade piuttosto, cioè recuperando. Perché se lo poni, mi permetto di dire, se lo poni con il salviamo i carcerati, la risposta è quella che ti dà tuo fratello. Chiudiamoli a chiave, buttiamo la chiave. Ma perché purtroppo è nella insensibilità diffusa
cioè, ripeto, a me mi dicono, non mi dicono chi se ne frega della ricerca scientifica biomedica, ma mi dicono ci pensasse qualcun altro, e parliamo di ricerca scientifica biomedica, non stiamo, che voglio dire, che con tutto, però potrebbe veramente toccare tutti quanti, anzi tocca tutti quanti. Posso immaginare a te che cosa ti rispondano, quindi, però ripeto, forse devi ritarare il messaggio. Mi rendo conto che... Eh sì. Perché è un argomento impopolare, ecco. No, certo, ma io non sono mai entrata nella parte femminile. Ah, ecco. Non la conosco, so che sono pochissime. Ah, ok. No, perché sai quando ci sono queste situazioni anche che invece secondo me un pochino più scaldano l'animo, nel senso quando magari sai i bambini che crescono in carcere anche loro. Infatti a Natale è nata un bimbino, la mamma l'hanno riportata proprio la vigilia di Natale dall'ospedale. E quindi questo bambino era veramente Gesù bambino, e c'è stata una mobilitazione di tutti per mandare roba in carcere, ma perché il cucciolino fa effetto su tutti. Alla mamma non gli hanno mica mandato un fiore, tutto al bimbino, è pure zingara, che figura, se ne sommavano. No, bello, è una missione impopolare. Sì, direi. Ecco, meritevole come tutte le missioni, ma impopolare. Sì, insomma. Sì, sì, no, veramente non sono difficili, non ci piacciono. Questo è l'organigramma più complicato che sono riuscita a trovare su internet. No, ne ho trovato uno che era ancora più complicato, però era proprio illeggibile. No, chiaramente è una, come dire, anche questa è una provocazione per dire trova la persona giusta, o meglio, quando noi abbiamo ben chiaro il progetto che vogliamo presentare, abbiamo selezionato un certo tipo di aziende che riteniamo possano essere interessate al nostro progetto, o comunque le aziende a cui noi possiamo, con cui possiamo interagire, a quel punto non è che possiamo e dobbiamo parlare, cioè va bene parlare con chiunque, perché se io voglio proporre alla Coop pugliese una raccolta fondi alle casse dei supermercati, non vado a parlare con il direttore delle risorse umane, non è il primo, come dire, il primo personaggio che dovrò andare a coinvolgere, dovrò parlare con tutta una serie di persone che so che possono muovere, che sono interessate, uno, a cogliere la sostanza del progetto, e che sono le persone che possono far parte di quel famoso gruppo di lavoro e quindi di quel famoso commitment di cui vi parlavo all'inizio, per creare le condizioni perché poi il progetto accada. Qui, ripeto, abbiamo dato alcune funzioni, alcune mappature che sono bene o male presenti in quasi tutte le organizzazioni profit. La cosa importante è, ripeto, avere ben chiaro l'idea e il fatto che quando parliamo con un'azienda dobbiamo il più possibile analizzarla e andare a cercare con la persona che riteniamo essere più opportuna e più competente sulla materia. È anche vero un'altra cosa, che molto spesso, purtroppo ancora, tutte le attività sociali vengono gestite in maniera non organizzata all'interno delle aziende, quindi alcune volte è la comunicazione, quando va bene la comunicazione o il marketing, ecco, quando va male sono i famosi affari istituzionali piuttosto che la segreteria del presidente. Io vedo per esempio il mare magnum che abbiamo di contatti sulla campagna, una campagna importante di AIRC, che è la campagna Regali di Natale, che è una campagna in cui chiediamo alle aziende di non come dire, investire, di non spendere il loro denaro in strenne natalizie, ma di fare una donazione, e poi c'è un piccolo gadget, insomma, voglio dire, la solita meccanica che fanno tutti quanti.
quando parliamo con centinaia di aziende, quando sono andata a vedere il profilo delle persone con cui parliamo, ti metti le mani nei capelli, perché parli con le portinerie, parli con le segreterie, parli con... cioè veramente c'è di tutto, ma questo perché da una parte non siamo riusciti a trovare effettivamente la persona che si può occupare di quel determinato progetto, e quindi è tutto veramente alcune volte una miscellanea di ingranaggi in cui doversi andare a dirimere. Non so se vi è capitato nei vostri contatti. Intanto, ecco, volevo capire, ci sono relazioni con le aziende, con le vostre realtà? Con le vostre realtà terziarie? Aziende non proprio, quindi servizi sociali, con l'amministrazione pubblica. Ma perché avete sempre avuto risposte negative, o perché non è stata mai distante, mai contemplata, esatto, mai sondata. Niente, non mi rendo conto. No, assolutamente partire ancora, cioè da nulla, e avere però degli strumenti con cui cominciate a fare bene. No, e capire anche se invece vedete, esatto, se vedete invece altre realtà locali che invece, cioè altre realtà sociali che invece già si operano con aziende, cioè ci sono attività di comunicazione che vedete che vi saltano all'occhio o no? O è proprio un tipo di... Una volta all'anno l'ANPAS si fa fare i manifesti dall'azienda di ascensori per imprese prenatali, insomma. Ascensori. Sì. Che non si trova poi alla fine un nesso. Ma come ho detto noi prima, insomma, il valore del manifesto supera la pubblicità stessa dell'azienda che lo offre. Immagino. E basta. Cioè, quindi non sapete se effettivamente sul territorio pugliese c'è un riscontro da parte delle aziende su. Non lo so, o meglio, giustamente, scusate, esatto. Non sono state mai più stimolate più di tanto, o nessuno le ha provate a stimolare, o forse qualcuno è andato e non era. Cioè, non siamo oscuri, sono veramente da scoprire. Io conosco la realtà. Conosco la realtà del Banco Alimentare, che di fatto necessariamente opera quasi esclusivamente con le aziende, perché si chiamano grande distribuzione, che si chiama grande produzione alimentare, che si chiamano piccoli produttori locali, però di fatto la mission del Banco Alimentare è quella di recuperare generi alimentari non più vendibili ma comunque commestibili e farli diventare un valore sociale, o anche quei generi alimentari che l'azienda intende donare perché appunto si sposa la causa. Però di fatto la maggior parte dell'attività è in relazione col mondo profit. Il Banco Alimentare lavora molto con un'attività volontaristica di persone L'esperienza di Foggia è che, ma quasi un po' tutte, sono 20 sedi a livello nazionale più la fondazione di Milano, tra l'altro. Di solito c'è almeno una persona che lavora che gestisce il magazzino. Il direttore, diciamo. Che gestisce il magazzino in questo senso? Anche, nel senso che sì. Le realtà un po' più strutturate, sia in maniera volontaria o magari con dei part-time, ci sono proprio i magazzini, perché comunque gestire un magazzino è tosto, perché poi bisogna relazionarsi appunto con la barilla di turno che ti chiede di andare a ritirare in tot giorno, ci devi andare con il mezzo adeguato, perché non ti aspettare che vai lì con la macchina e spacchetti 10 transpallet, certo. Non esiste,
No, assolutamente, per cui c'è tutto poi un lavoro anche di relazioni con un'altra rete di aziende che ti può offrire il servizio di trasporto piuttosto che altro, ma la maggior parte, diciamo, tra l'altro poi il banco non ha come destinatari diretti i soggetti svantaggiati, ma convenzioni con realtà, associazioni, parrocchie, che poi hanno il rapporto che diretto. Che erogano poi, certo. Certo che lo fa, perché devi tenere un capannone. Ah, ecco, per sostenere questo. Una cella frigorifera, il muletto, gli scaffali, almeno diciamo, il dipendente che ci lavora. Certo che fa Fondaresi. Assolutamente. No, se vi servivano volontari potete prendere, cioè, voglio dire, ci sono già, c'è una convenzione con l'UEPE, che è l'ufficio, aiutami, che è praticamente l'ufficio che aiuta questi detenuti ad entrare in relazione, ecco. Che appunto ha fatto questa convenzione per cui manda i volontari a fare, c'è già, esiste già questa convenzione. Però, cioè, voglio dire una cosa, no, la sempre insieme, ma non è che, cioè, io vorrei vederle, no, le persone o le imprese, se tu mi dici che la fanno, che donano, no, per mantenere i magazzini. Sì, e non donano, donano anch'io. Ragioniamoci, perché però quello è molto, ce lo siamo detti quali sono le problematiche, ma non è neanche così scontato con tutte le altre cause che ci sono in genere in giro. Beh, su questa cosa della povertà, ultimamente infatti. Beh, noi il messaggio che facciamo passare, diciamo, il messaggio che per esempio Foggia fa passare è che grazie al lavoro del Banco Alimentare ci sono oltre 10.000 persone annualmente che sono assistite. Quindi il valore positivo. Esattamente. Il 50% in meno di detenuti ritorna in carcere se noi li facciamo, se non li integriamo durante la loro periodo di detenzione. Adesso, cioè, tanto per dire, capisci? Sì. È chiaro che se avessero detto dateci una donazione perché con quello mantengo il magazzino con dentro i surgelati, cioè nemmeno, insomma, i prodotti alimentari, ma pensate che avrebbe avuto la stessa efficacia. Assolutamente. Ecco perché è importante il messaggio, è utile fare queste riflessioni. Quindi se no veramente nessuno, perché do da mangiare a chi non ne ha, insomma, chi non potrebbe permetterselo. Tra l'altro sarebbe impossibile. No, ma proprio il dato esatto. Di tra l'altro sarebbe impossibile per la grande distribuzione, soprattutto per le grandi, ma anche i piccoli, diciamo anche i medi, che poi hanno dei cicli produttivi abbastanza standardizzati, interloquire con la miriade di associazioni sul territorio che non sono strutturate, che non possono permettersi il magazzino, che non sono in grado di garantire, certo, il ciclo di conservazione dei prodotti, n mila cose. E quindi è un vantaggio anche per il donatore, diciamo, avere un unico interlocutore che, col quale dialogare in maniera, diciamo, strutturata, e poi avere comunque a cascata il vantaggio su tutto il territorio. Certo. Quindi questa è una, come dire, la schematizzazione più schematizzata possibile di un flusso di una partnership tra profit e non profit. Abbiamo definito la partnership, cioè abbiamo fatto tutto quel processo che vi abbiamo raccontato fino adesso, ho definito quali sono gli obiettivi comuni, ho trovato l'azienda che corrisponde a quella che è la mia missione, quella che può dare seguito al mio obiettivo e io dare seguito ai suoi obiettivi. Ci sono state tutte le attività preparatorie, quindi ci sono state le definizioni di contrattualistica, le lettere di intenti, piuttosto che i protocolli d'intesa in cui abbiamo definito tempi e modalità di collaborazione, abbiamo verificato eventuali problematiche fiscali, abbiamo garantito la tutela del brand della nostra organizzazione in modo che non venga utilizzato con scopi commerciali. Quindi, diciamo, abbiamo creato tutta quell'ossatura che poi possa permettere, e tutte le attività, anzi lo dirò dopo, per passare poi alla meccanica vera e propria di raccolta fondi, che avrà il suo iter programmato fino alla rendicontazione e al donor care. Però
la comunicazione e l'informazione interna, e quindi se ci sono soggetti che sono, come vi facevo l'esempio della raccolta alle casse, se sono coinvolti in primis per fare tutta l'attività di raccolta fondi, è un elemento che non deve bastare solo il flusso, cioè ci sono degli elementi che sono comunque sovrapponibili a tutte le attività previste. E diciamo che è il sunto di quello che ci deve essere in una partner, ci deve essere il gruppo di lavoro e ci devono essere poi in un Gantt, quindi in una tempistica tutta pianificata e ben, come dire, collocata, tutte quelle attività. Questo non è altro che il sunto grafico della scheda progetto, in poche parole, cioè di tutte quelle attività che sono state definite nella scheda progetto, delle meccaniche di raccolta, delle attività di comunicazione interna ed esterna con un timing ben preciso. Io vado avanti, mi dispiace sì, per le... Guarda, poi magari lasciamo le case history, queste cose, esatto, domani. Così. Sì, anche se qui mi sembra che abbiamo proprio... Esatto, sì. Esatto, però questa la facciamo, perché sul valore condiviso il modello di partenariato, come abbiamo visto, vede il più possibile il coinvolgimento delle anime di un'azienda, dei propri clienti e dei propri dipendenti, perché a ognuno deve tornare comunque un elemento, all'azienda deve ritornare sicuramente un elemento di reputazione, i clienti devono essere coinvolti in un soggetto, in un progetto sociale che sia legato magari al business dell'azienda, e per i dipendenti può essere invece l'occasione per legarsi e per essere legati ancora di più alle attività della propria azienda. E vi racconto quello che è il caso di OVS. OVS è un'azienda che nel 2002 si collocava all'interno delle attività di responsabilità sociale d'impresa come un'azienda che faceva una sua donazione, faceva donazioni a varie organizzazioni. E lo faceva da anni, come succede, ripeto, in molti casi. Ed era stata sollecitata da varie organizzazioni a fare altro, e quindi di nuovo la linea strategica dell'azienda in quei determinati periodi storici non voleva attivare nessun tipo del suo, nessun elemento, diciamo, della sua, nessun componente dell'azienda per fare altro. Ad un certo punto l'azienda ha detto: perfetto, sono cambiati i tempi, vediamo che i nostri competitor si stanno muovendo per fare attività sociali, forse è il caso che anche noi mettiamo in campo qualche cosa. E quindi erano da anni donatori di Telethon, facevano una donazione di 30.000 euro, quindi una donazione interessante, sostanziosa assolutamente, ma ripeto, era una donazione aziendale, quindi staccavano l'assegno. Eccolo, grazie, bellissimo, arrivederci, grazie. Tempo dell'appuntamento mezz'ora, poi ci si rivedeva l'anno dopo. Un giorno ho detto: ok, perfetto, la nostra azienda è matura, o comunque la dobbiamo rendere matura per fare altro, vogliamo iniziare un'attività di coinvolgimento dei dipendenti, il nostro brand è un brand vicino all'infanzia, quindi vogliamo mutuare la nostra missione su un progetto sociale dedicato all'infanzia e vogliamo che i nostri clienti partecipino con noi a questa attività. Per cui fu creata un'attività di raccolta fondi alle casse, ma soprattutto fu fatta un'attività di comunicazione interna fortissima sui dipendenti, perché loro non volevano nessun tipo di prodotto, non volevano fare la magliettina con la percentuale A, non volevano vendere un prodotto tipico della charity, non volevano caricare le loro casse di niente altro prodotto che non fossero quelli già presenti, ma volevano assolutamente che i dipendenti fossero in linea con la nuova strategia dell'azienda, che era quella di collocarsi socialmente come un'azienda utile socialmente. E quindi facemmo un'attività di formazione, facemmo vedere video motivazionali, portammo i dipendenti dentro gli istituti di ricerca per far vedere qual era la vita di un ricercatore, portammo i malati dentro i negozi. Quindi abbiamo creato quel ponte, quel legame che non esisteva chiaramente. Oltre a tutta un'attività, chiaramente materiali all'interno dei punti vendita,
c'erano i badge, ogni dipendente aveva il badge che diceva che partecipava a questa raccolta per Telethon. La comunicazione esterna fu molto molto lanciata, per cui uscì una campagna dove il logo di OVS chiaramente compariva con tutti gli altri brand che erano partner di Telethon. Sul web venne fatta una, diciamo, il racconto della la storia del finanziamento, per cui tutti i fondi che loro avrebbero raccolti sarebbero andati a finanziare un progetto di una malattia genetica infantile, in particolare era un progetto sulla l'amaurosi congenita di Leber, che è una forma di cecità infantile, e quindi si è creata una sorta di storytelling, proprio un racconto che toccava tutti gli strumenti di comunicazione. L'attività, ripeto, sui dipendenti è quella che era stata maggiormente spinta dall'azienda, e quindi l'azienda ci chiese di scrivere a tutti i dipendenti, voleva una lettera di Telethon con una frase scritta dal ricercatore che loro stavano finanziando e una testimonianza di una delle mamme dei tanti bambini colpiti. Quindi la loro missione era molto chiara. E tutto, fu fatto tutto, fu creato, ripeto, questi sono altri strumenti che sono stati creati per comunicare la collaborazione, e questo è stato il trend della raccolta. Quindi passiamo da una donazione di 30.000 euro, era l'ultima donazione del 2005, ma venivano donazioni dagli anni precedenti. Nel 2005 facemmo questo incontro in cui loro ci chiamarono e ci dissero: è il caso di fare altro perché il mercato ci sta chiedendo altro. E quindi fu fatto un test. Ho detto: perfetto, cominciamo a provare come rispondono alcuni punti vendita e quindi alcuni dipendenti e quindi alcuni clienti. E come vedete che l'azienda non ha dato più la donazione, ma quei soldi li ha reinvestiti internamente con corsi di formazione, tutto il materiale di comunicazione e quant'altro. Quindi a me non mi ha dato soldi, li ha reinvestiti internamente, e a me è cresciuta la raccolta, non è più una donazione, è una raccolta di 3 euro per ogni cliente alla cassa. Quindi fate il conto di quante persone hanno donato in un mese alla cassa. Chiaramente era andata molto bene, ma soprattutto il riscontro dei dipendenti era fortissimo. Cioè i dipendenti hanno detto: che figata questa cosa, ci piace, abbiamo conosciuto questi bambini malati di amaurosi congenita di Leber, abbiamo visto il lavoro dei ricercatori. Ah, ma allora non è vero che un ricercatore è quello che è chiuso in laboratorio con i capelli da Einstein e che prova le provette? No, sono persone che lavorano ogni giorno e che lavorano insieme ai malati. Cioè non c'è bisogno che commento il trend di crescita degli ultimi anni. Raccolta, ripeto, non c'era un euro di donazione dall'azienda. A spese zero per la charity, chiaramente, perché anche la comunicazione li sosteneva quell'azienda. Esatto, quindi io non ti chiedo che mi dai soldi, reinvesti i tuoi soldi internamente, perché in fondo è un'attività, la solita attività di comunicazione che tu faresti, però in questo caso dedicata a me. Però vi ripropongo questa slide perché c'era la sorpresa. Perché in quegli anni di collaborazione, come avete visto, dal 2005 al 2008, poi alla fine furono quelli gli anni, avevamo una pressione continua da parte del management di OVS, che dicevano: perfetto, sì, però noi lavoriamo con i bambini, noi vogliamo essere un brand che si colloca soprattutto nell'infanzia, e quindi noi vogliamo più concretezza anche nel sociale. Noi, perfetto, finanziate un progetto di ricerca su una patologia tipicamente infantile. Sì, però noi vogliamo più risultati. Sapete che la ricerca, non ha la bacchetta magica. Sì, 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 pressione, pressione, pressione. A un certo punto, dopo 5 anni, il legame con il business è venuto a cadere. Perché è venuto a cadere? Cioè noi, la nostra charity, a livello di sviluppo che era arrivata la responsabilità sociale di impresa di OVS, non eravamo più la charity
di riferimento, cioè non eravamo più sufficienti. Loro volevano sempre i bambini, ma volevano un progetto concreto sui bambini. Allora io non posso cambiare la mia missione, io faccio ricerca scientifica, in quel caso facevo ricerca scientifica sulle malattie genetiche, non è che mi posso inventare, va bene, no, allora per mantenermi il partner adesso mi invento che faccio assistenza ai bambini qualche cosa, no, ok, perfetto, come dire, un matrimonio è stato bello, non abbiamo più il progetto condiviso, cioè io non rispondo più alle tue esigenze, e loro hanno trovato qualcun altro, hanno trovato Save the Children, con cui hanno fatto un progetto meraviglioso, e io con le lacrime però ho fatto i complimenti ai colleghi di Save the Children, perché loro hanno costruito, lì c'è ancora una slide vecchia, due reparti maternità, loro hanno costruito con una raccolta di 3 anni, hanno raccolto 2 milioni di euro, hanno mutuato il progetto paro, come si dice, quindi hanno cambiato i loghi praticamente, quindi il dipendente ormai era chiaramente briffato, aveva capito qual era l'approccio che doveva tenere con il cliente, aveva capito qual era il cliente a cui chiedere e quello a cui non chiedere, anche perché anche lì la clientela, c'è una clientela conosciuta e una clientela meno conosciuta, qualcuno a cui, vabbè, te l'ho chiesto una settimana fa piuttosto che non te lo richiedo, quindi ripeto, ormai sapevano gestire, erano loro i fundraiser, ma soprattutto l'azienda aveva finalmente trovato, o meglio la sua maturità era arrivata al punto che aveva bisogno di una charity che gli desse quello che voleva, e loro gliel'hanno dato, gli hanno fatto costruire 4 reparti maternità in Mozambico, e da lì di nuovo un'attività interna di comunicazione pazzesca, hanno fatto le gare di raccolta fondi tra i cassieri, tra i 600 punti vendita, perché poi chi vinceva andava in Mozambico a vedere il reparto maternità, cioè voi capite che c'è stata un'attività proprio motivazionale che ha portato alle stelle. Allora, da un punto di vista, se mi metto con il cappello che avevo allora di fundraiser di te, chiaramente dico, touché, basta, quando uno è stato battuto sul campo di battaglia deve riconoscere la sconfitta. No, non è stata una sconfitta, perché devo dire che, come dire, sono stata anche un po' orgogliosa di questo percorso, perché abbiamo preso un'azienda che faceva il filantropo, l'abbiamo portata ad un profilo di partner e ha cominciato a camminare con le gambe sue e poi ha trovato altri lidi. Ripeto, da un punto di vista culturale, di quella che è la cultura del fundraiser, sono felicissima, perché abbiamo veramente creato un piccolo pezzettino di azienda, cioè un case history interessante. Scusa, voglio dire solo una cosa, per fare un accenno e riprendere da qui lo spunto sulla pianificazione. Non è che Alessandra, anche perché condividevo con lei la stanza, quindi me li ricordo bene questi momenti, me li ricordo molto bene, non è che Alessandra si è trovata un giorno all'improvviso, oh, oddio, ecco, VS ci ha lasciato. Chiaro che nel percorso, che della, il percorso della relazione lei lo aveva fortemente percepita questa cosa, perché le pressioni che le arrivavano, come dire, a un certo punto tu ti rendi conto che non sei più la risposta adeguata al fabbisogno di chi ti sta di fronte. Questo significa anche cominciare, da un lato uno certo cerca con tutte le forze che non accada, ma poi se succede di non trovarsi spiazzati. Vuol dire che in parallelo, in contemporanea, anche con qualche mese di anticipo, mi comincio a preparare per trovare un altro partner raccolta fondi, perché quello che non si legge lì, ma che poi si comprende facilmente, viene meno VS, non è tanto solo per VS, sono 680.000 euro in meno. 680.000 euro in meno sul budget. Okay. Allora, anche fossero 15.000, portandoli a dati meno consistenti, è la stessa cosa, non ci si può permettere all'improvviso di perdere, quindi antenne sempre alzate, monitoraggio importante per questo e pianificazione. Se oggi ho appunto questa azienda che mi sostiene e domani non la dovessi avere più, che faccio? Comincio a cercarne un'altra al momento in cui quella mi ha abbandonato? No. Quindi questo è un po' il senso, no? No, hai fatto bene a precisarlo, perché infatti l'importanza della relazione è quello di tenere sempre monitorato come si muove anche
il mercato e come cresce appunto il tuo partner, perché che c'erano, come dire, puzza di bruciato, avevo cominciato a sentirlo da qualche mese, e quando ho dovuto fare il budget di la previsione di raccolta, nonostante negli ultimi 4 anni fosse andato benissimo, io quell'anno l'ho parecchio dimezzato, in modo da non creare un buco, come dire, una voragine nel budget della mia area, comunque della raccolta fondi. Quindi ripeto ancora una volta, vi portiamo un esempio con un budget importante, ma riferitelo poi alla vostra realtà. Non è che vi prendete l'azienda, ve la portate a casa e portate a casa, basta. La coltivazione della relazione è sempre fondamentale, e rinegoziate sempre quelli che sono i vostri obiettivi, cioè capite se quello che avete deciso insieme un anno fa va bene anche a distanza di 6 mesi, a distanza di un anno, perché ripeto, le cose cambiano, grazie a Dio cambiano, e non sempre ci troviamo allineati. Ecco, quindi ho fatto qualche dubbio. Sta anche girando i pollici. Sì, dipende. Poi non so quanti progetti di questo tipo si riescono a portare avanti contemporaneamente. Allora, io ti posso dire una cosa, che un partner vero, cioè un partner che veramente ti mette a disposizione tutto il contesto, sono pochissimi. Cioè Teleton, che si basa sul corporate fundraising, di partner veri non arriva a 10, cioè che devi seguire dall'A alla Z con formazione, sono pochi. C'è 5 persone dedicate sicuramente, che fanno quello dalla mattina alla sera, e ti assicuro che sono oberate di lavoro, sì, solo sui partner. Per realtà, secondo me, che devono sviluppare anche in quel caso l'attività di corporate, perché qui questa lezione si basa sul corporate, anche lì torno a quello che dicevo prima, se un'organizzazione, piccola o grande che sia, ha intenzione di aprire questo canale di raccolta fondi, la prima cosa che deve fare è deve investire internamente nelle risorse. Cioè, non possono pensare le amiche di fare tutto loro, per questo io prima la prendevo tra virgolette in giro. È un'attività che ti richiede tempo, soprattutto in una fase di start-up, ma ripeto, piccolo o grande che sia l'organizzazione, ci deve essere una volontà dei vertici della piccola organizzazione non profit che veramente si vuole aprire quel canale. Facciamo un esempio. Allora, ipotizziamo di andare a pianificare un'attività di raccolta fondi per una realtà che è diciamo media. Non piccolissima, neanche grande, di media grande. Ovviamente si comincia nella pianificazione, capiamo quali sono i mercati e cominciamo a dire, vabbè, corporate, persone, internet con i vari strumenti. Ora, ipotizzando che c'è una persona che fa questo tipo di pianificazione, magari ci sono i volontari che supportano, magari c'è. Cioè, la cosa che mi chiedevo è, capisco che non c'è una regola, infatti faccio appello alla vostra esperienza, conviene aprire più canali, conviene concentrarsi su uno e poi capire successivamente come lavorare? Cioè tu dici se all'interno di un'organizzazione all'interno dell'organizzazione facciamo una pianificazione, okay, per cui decidiamo, diciamo, si valuta che per raggiungere il budget di raccolta bisogna lavorare sulle imprese, bisogna lavorare sui singoli, con i vari strumenti, okay, eventi, eccetera. Ora, siccome le risorse umane, barre economiche, per poi pagare le risorse umane, sono comunque limitate, e diciamo che secondo me al massimo una persona può essere in qualche modo investita, strategicamente come conviene muoversi? Cioè, conviene investire su un tipo di attività che persone fisiche, oppure spezzettare il piano e dire va bene, allora secondo me la diversificazione, adesso non so poi Cristina cosa ne pensa,
però la diversificazione secondo me ti dà più opportunità, perché però è anche vero un'altra cosa, che è sempre una persona. È un rischio investire solo sugli individui piuttosto che solo sul mailing, piuttosto solo che sul corporate, è un rischio. Quindi io se fossi nell'organizzazione farei un piccolo sforzo in più e magari ci metterei due persone, però cercherei di avere un raggio di azione, il più, almeno di iniziare a, come dire, a stendere le basi di almeno tre o quattro meccanico, comunque ambiti diversi. Guarda, io ti faccio così una riflessione forse scandalosa, nel senso che secondo me sono molto d'accordo con quello che dice Alessandra, ma dico questo: capisco che uno potrebbe avere una persona sola, no? Una risorsa unica. Allora, innanzitutto, non era, diciamo, oggetto specifico di oggi e di domani, però si può fare anche un approfondimento. È importante sapere che, come d'altro canto vedete qui oggi, noi siamo anche due con competenze specifiche diverse, seppure integrate, che chi si occupa di imprese dovrebbe essere una persona molto diversa da quella che si occupa di privati. E quindi questo già, cioè nel mondo, nel settore non profit, quando parliamo di queste competenze, di fatto gli strumenti che si mettono in atto, in piedi, le operazioni e le azioni che si attivano per raccogliere fondi presso le imprese piuttosto che presso gli individui sono assolutamente differenti tra di loro, anche nell'approccio. E quindi tendenzialmente bisognerebbe avere l'accortezza di prendere profili professionali differenti, fossero anche volontari, non pagati, ma con competenze specifiche differenti. Ti porto l'esempio mio personale, perché nel momento in cui ho dovuto costituire l'ufficio fundraising di cui oggi sono responsabile dell'Università Campus Biomedico, come ti dicevo a pranzo, un anno e mezzo fa ho dovuto fare una proposta al management, eccetera, chiaramente di un minimo di costituzione dell'area, appunto, altrimenti rimanevo io e appunto continuavo a fare analisi e pianificazione, perché da sola, ecco. Ho preso due risorse, una che si occupa di people fundraising e un'altra che si occupa di corporate fundraising. Premesso che un minimo di analisi, appunto, diciamo, di chi eravamo noi, che cosa proponevamo e di qual era il mondo che ci circondava, compresa la concorrenza, mi aveva fatto riflettere sul fatto che diversificare fosse utile, cioè che noi potevamo comunque ambire di approcciare sia al target imprese che al target individui. Fosse anche impossibile, qui arriva la proposta indecente, prendere due risorse perché uno dice non ce l'ho, guarda, mi sento di dire che sarebbe più consigliabile prendere due persone part time, cioè addirittura che ci siano due persone che lavorano mezza giornata ma che siano distinte tra loro, perché veramente uno è impossibile fare tutto, ma due sono proprio diverse le tecniche e gli strumenti. Ad esempio per il fundraising, people fundraising verso, cioè, i privati, l'esperienza insegna, ce lo dicono, insomma, voglio dire, anche le realtà più importanti, che non è casuale però che siano diventate più importanti, perché non è che uno poi si sveglia la mattina, al di là dell'impronta internazionale, eccetera, ma abbiamo tante best practice, esempi ottimi in Italia che non siano necessariamente questi organismi internazionali, che sono cresciuti perché hanno messo dentro delle professionalità competenti. E bisogna sapere di marketing, perché la raccolta fondi con i privati viaggia fondamentalmente su comunicazione, mezzi di comunicazione, non necessariamente di massa, ma tutto il cosiddetto below the line, tutta la parte di direct marketing che oggi si sviluppa anche molto tramite internet, è fondamentale. Se non conosci comunque i basic di questa materia, tu puoi fare il messaggio più bello, la campagna più bella, sicuramente qualche errore, qualche passo falso lo fai. E quindi questo intanto è un must. Non dico che sia altrettanto necessario per il corporate, laddove però se uno lavora in tandem o comunque ha delle conoscenze anche un po' basiche di questa disciplina, comunque viene aiutato, secondo me. Però al di là di tutto il corporate è soprattutto relazione, sapersi relazionare e fare tutto quel processo che Alessandra ha ben descritto. Quindi la figura che si deve, diciamo, dedicare a quell'attività è molto diversa dall'altra. Deve intanto essere, è una risorsa che sta molto più fuori dell'ufficio che non dentro, per esempio. Banalmente. Ecco perché è anche incompatibile la stessa persona. Perché quando tu metti su una campagna, chiamiamola, di raccolta fondi verso il pubblico privato e i privati,
passi tantissimo tempo alla scrivania, male che va esci, perché se c'hai un'agenzia a cui ti appoggio parli con l'agenzia, piuttosto che, però è un lavoro tantissimo di proprio strumenti, analisi, eccetera, pianificazione, diciamo, desk, lo fai pure per il corpo, ma poi devi uscire, se no dalle terre ti ci va a parlare, chi se la cura quella, chi la incontra, chi fa gli incontri di formazione presso i dipendenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi queste sono riflessioni che in genere, appunto, io dico, noi diciamo i vertici, ma piuttosto che ecco, i soci fondatori, cioè quelli che hanno avuto l'idea di quella bella missione per cui uno lavora, a un certo punto se ne devono porre queste domande, perché come si dice, non si campa solo di un sogno, cioè di bello appunto, perché poi questo sogno, come tu hai ben detto stamattina perfettamente, finirai per dire no, per non poter fare nemmeno più diciamo, l'educatrice, perché non avrai più risorse, quindi questo è molto importante da considerare. È chiaro che ecco, vanno valutate con le risorse comunali a casa, però a volte ecco, questo può essere un... No, per questo prima all'inizio vi parlavo appunto dell'organizzazione, della struttura che ci deve essere all'interno dell'organizzazione non profit, perché purtroppo capita spessissimo, magari il socio fondatore, insomma comunque quelli che hanno, da cui nasce questa associazione, scoprono che, ripeto, in particolare c'è il corporate fundraising, e io veramente ho visto delle vacanze, delle aperte sulla la richiesta di, appunto, di candidature, di profili, dove al corporate fundraising gli viene chiesto di fare veramente di tutto. I miracoli, infatti veramente un po' per scherzo si dice che è remida del non profit, nel senso che sembra che quello che tocca trasforma in oro, non è vero, è la figura che più di tutte deve lavorare in staff, perché io non posso andare, dove vado a, ripeto, parlare con un'azienda che mi chiede piani di budget, comunicazione, formazione, non è pensabile, quindi ci deve essere una volontà da parte dell'organizzazione profit veramente di aprire questo tipo di settore. Grazie. No, il problema è che secondo me ci sono ancora tanti board di associazioni piccole o grandi che siano, che non si rendono conto che questo è un lavoro strutturato. Pensano, e ritorno ancora al fatto che devi raccogliere donazioni, tanto che ci vuole. C'è ancora tantissima mancanza di conoscenza su questo settore. E parlo appunto all'interno delle organizzazioni non profit, non parlo del rapporto con l'esterno. Dopo ci sono tutti gli esempi, però se li facciamo adesso, no, io più che altro... Mezz'ora, posso raccontargli quello delle belle imprese, poi invece le cose, quelle più di comunicazione... Le vediamo domani e l'esercitazione con loro, va bene. Tieni, questa? Sì, tanto, allora, questa salutiamo. Ecco, metto qua che può essere interessante, però solo questa. Allora, questo... è praticamente un'attività anche molto particolare, molto peculiare, però magari aspetto lui, no? Che dice, perché intanto ve la introduco, nel senso che è una delle poche eccezioni in realtà di marketing diretto, no? Cioè di, diciamo, proprio di applicato nel fundraising, applicato al mondo delle imprese, delle aziende. Mi piace portarlo come esempio, non tanto perché sia uno strumento di raccolta fondi in stretto senso, ma in realtà fa parte di quella diciamo, fase del ciclo, diciamo, delle relazioni che Alessandra descriveva prima, soprattutto di donor care, cioè di ringraziamento e gratificazione e fidelizzazione. Questo è importante perché, vi dirò, con voi ci tengo in maniera particolare per questo motivo, perché è uno strumento che questa, diciamo, abbiamo realizzato diversi anni fa quando eravamo appunto in Teleton, ma che credo sia molto più efficace nelle realtà medio piccole, e ora vi spiegherò anche perché. Intanto perché allora è difficile, come ho detto, non si spara nel mucchio, cioè cerchiamo di non sparare nel mucchio,
Evidentemente, come voi sapete, tutte le attività di marketing diretto, soprattutto il mailing tradizionale, quello cartaceo, è molto costoso. È forse lo strumento di raccolta fondi più costoso che esiste tutt'oggi nel mondo del settore non profit, eppure la maggior parte delle organizzazioni importanti chiaramente lo continua ad utilizzare perché è fonte di enormi, enormi raccolte. Sulle imprese a poca facilità, a poca presa, ma è facile immaginarlo, a chi scrivo dell'azienda? Pensateci un attimo, anche che mi vado a prendere l'anagrafica, come dicevamo, la ragione sociale, il dato, ma a chi arriva la posta dell'azienda? La raccoglie il commesso di un portineria, se è una struttura molto grande, la prende il segretario particolare, la segretaria del presidente, se è una struttura piccola, magari l'imprenditore direttamente, oppure arriva all'ufficio relazioni esterne. Ecco, ce ne sono veramente talmente tante di variabili che non posso controllare, a meno che io non ho un database preciso, addirittura col tizio e caio, con il ruolo delle cose, che può anche essere, ma molto difficile. È uno strumento che non ha molto senso, cioè rischio di utilizzarlo, cioè di spendere soldi ma di non avere altro ritorno. Quindi questo è il motivo per cui spesso sulle imprese non viene utilizzato, perché è il classico prodotto, diciamo, lo strumento di marketing di massa mirato, che sembra un controverso, però è così, ma di massa perché in genere spedisco grandi volumi, però è mirato perché scrivo a una determinata persona. Allora sul singolo privato, signora Cristina Delicato, cara Cristina, tutto bello. Quando devo arrivare in azienda, torniamo, ho molto chiaro chi è il mio interlocutore all'interno dell'organigramma, oppure rischio di fare flop. Però il riscontro positivo che noi avemo da questa campagna mi fa sempre pensare a un'esperienza che invece nelle realtà, diciamo, anche più circoscritte, dove peraltro possa essere più facile anche un passaparola, perché questo era a carattere naturalmente nazionale, in realtà questo è uno strumento che vale la pena di considerare qualche volta. Sempre fatto la premessa che qualche minimo di budget da spendere ce l'hai, o uno sponsor ad esempio non me lo può finanziare, più uso la parola sponsor correttamente, nel senso che sia davvero uno sponsor, cioè ci sia un rapporto commerciale, per cui io poi posso anche dire che me lo ha finanziato il cercaio, non è una donazione, non siamo nell'ambito della raccolta. Noi ci focalizziamo su una fascia di imprese particolari. Con i partner e le top evidentemente si instaurava un rapporto come quello che Ale ha descritto per OVS, per esempio, che poteva essere con VNL, e quindi non c'era necessità ovviamente di scrivergli qualcosa, perché con quelle c'entravamo in contatto praticamente tutti i giorni con la relazione personale. Però avevamo una fascia di imprese molto numerose che donavano tra i 500 e i 15.000 euro. Chiaramente è molto diversa quella che dona 15, 10 o 5 da quella che dà 500. Però il ragionamento è che anche quella che mi dà 500, perché non la devo ringraziare o perché non si deve sentire gratificata per quel gesto che fa? Magari sono 500, magari quella che mi dà 15 me ne potrebbe dare un milione e me ne dà solo 15.000. Quindi questi ragionamenti poi non se li deve lasciare un secondo, no? Da parte. Era un peccato lasciare quel bacino molto numeroso, che erano circa 5.000 imprese, tanto per darvi un numero, che altrimenti restava, come diceva Alessandro, non sollecitato per un anno intero perché non c'era il rapporto one to one dell'account relazionale, e che io dovevo richiamare a distanza di un anno ogni volta quando si avvicinava magari il periodo di Natale, una brutta cosa, insomma, in realtà anche brutto da tanti anni, ecco, coltivare questa relazione era molto, un elemento molto importante. A questo punto che cosa pensavamo di fare? Ideammo appunto questo mailing nel quale noi da un lato ringraziavamo per la donazione ricevuta, ma dall'altra creavamo un percorso che ci potesse diciamo affiancare a queste imprese durante tutto l'anno fino a riarrivare, diciamo, all'anno successivo con di nuovo la sollecitazione per la donazione. Ci facemmo proprio uno studio, diciamo un'analisi un po' più di, diciamo, di marketing, quindi pianificavamo l'operazione, capimmo qual era il concept creativo. Lo chiamavo il cammino della ricerca, perché comunque era un percorso appunto da fare insieme, un cammino che grazie al loro contributo, diciamo, sostenuto proprio dalla loro vicinanza. E così cominciamo con appunto la busta, no, che conteneva, che aveva il claim "non c'è partenza se non c'è meta", e chiaramente, diciamo, nella busta avevamo poi questa è il miglior traguardo, si raggiungono insieme, una cosa già era sotto il discorso,
una lettera firmata dal nostro presidente e poi diciamo un calendario da tavolo che aveva una peculiarità. Intanto era un calendario particolare, perché invece di fare gennaio di diciamo dicembre dell'anno, in realtà faceva luglio giugno. Perché? Perché Telethon diciamo aveva forse tuttora questa bilancio particolare, cioè non chiude al 31 dicembre il bilancio, ma col fatto che c'è la maratona in dicembre è sempre stata fatta la chiusura di bilancio al 30 giugno. E questa cosa era una particolarità, perché obiettivamente i calendari quanti ce ne sono in giro, eccetera, sono tutti fatti gennaio-dicembre, quindi era buffo che in ogni caso noi li seguissimo fino a un certo punto, destava comunque un'attenzione particolare. E poi vicino diciamo ad ogni, era diciamo il calendario componibile, arrivava piegato e doveva che si mettono in piedi sul tavolo con la spirale, e ogni volta che si girava diciamo il mese c'era un richiamo ad una data particolare. In quel mese c'era qualcosa, un evento, qualcosa che ricordava Telethon e le sue iniziative di raccolta fondi e la ricerca scientifica. Perciò ecco perché anche questo nesso per mantenere alta l'attenzione. Veniva inviato il tutto con un welcome pack quando si era un pacchetto di benvenuto molto più lavorato, consistente, in cui si descriveva bene cosa faceva Telethon, eccetera, quando era il primo anno che l'azienda faceva l'animazione, quindi alla prima volta. Dopodiché chiaramente quelli che invece erano già consolidate, si mandava solo la lettera con il calendario. E questo diciamo è stato fatto per diverso tempo, perché praticamente cosa accadeva? Che quando si rispondeva, allora i primi non c'è partenza se non c'è meta, quando invece c'erano quelli che già ci avevano ovviamente seguito, il messaggio che era sul welcome pack diventava grazie a voi di altro continua, e questo continuava così diciamo nella prosecuzione quindi della fidelizzazione del rapporto. Naturalmente questo è un prodotto, un tipo di canale di contatto costoso, come ho detto prima, ripeto anche, quindi ha un senso farlo se appunto c'è, diciamo, da un punto di vista di proprio di analisi di ricavi e proventi e oneri, come si usa nel non profit, cioè, quindi ci sia una remunerazione. Ma voglio dire, pensando e ideando nel mille modi diversi per cui ognuno di voi rispetto alla propria missione può avere una creatività differente, può avere dei messaggi diversi da veicolare, probabilmente è molto più efficace in un'area appunto più ristretta, territoriale, dove al limite io non ne devo mandare appunto 5.000 di queste cose, ma ne bastano anche solo 100. Se io ho un mondo di interlocutori, funzionano. Cioè quello che voglio dirvi è: non sottovalutate l'aspetto di questo genere quando dovete mantenere i rapporti, le relazioni. Allora poi ci saranno quelli che devono essere coltivati sempre e comunque one to one, ci potrebbero essere quelle che non è possibile perché non c'è nemmeno la risorsa che ci può andare tutti i santi giorni. Sono degli esempi che possono essere tenuti considerati anche per promuovere delle iniziative diverse, anche verso le imprese. Avete un evento territoriale, potete proporlo, allora per esempio loro fanno, lo dico proprio come AIRC, fa una cosa bellissima, secondo me non è diciamo adesso oggetto della sua presentazione di oggi, però lo dico io in quanto appunto diciamo, come modulo del marketing, però fanno una cosa molto bella, quando ci sono le arance per la salute, loro mandano email alle persone e vi dicono ci troverai in piazza a tal giorno, tal dettaglio. Ma fanno anche un'altra cosa, in quel mailing inseriscono una pagina, una locandina, un foglio A4, che io, che sono dipendente del mio posto di lavoro, posso appendere in ufficio. Per cui mi dicono, guarda, non venire solo a comprare le arance nella mia piazza, ma fatti promotore dell'iniziativa presso il tuo ufficio, presso la tua azienda. No, presso il tuo posto di lavoro, perché mi ha detto che sta in azienda. Ecco. Quindi per dirvi ci sono tanti modi di ingaggiare, e poi non è detto che da lì non cominci qualche cosa, capite? Quindi la vanno considerate, sono tutti strumenti di comunicazione. Cioè il nostro mondo non può più ormai prescindere dalla comunicazione, questa è inevitabile, va fatta bene, cioè questo secondo me è fondamentale. Ma in fondo è comunicazione anche quello che dice Alessandra quando si va a parlare
con il manager o con la persona che ricopre, gli si mette davanti, gli si propone il progetto, per cosa ci servono i soldi e perché andiamo lì a proporci. Quindi sono, come dire, cose che quando uno le dice vabbè, si è scontato. Il problema è poi ricordarsene nel lavoro quotidiano, cioè nell'operatività quotidiana, perché siamo tutti presi, appunto, è come quando devi mettersi tutto a scrivere, è un esercizio utilissimo per tutti, perché proprio riordina le idee, no? Riordina le idee, quindi si evitano anche tanti spasamenti. Qui non ricordo se questa la facciamo delle mani. Sì. Prima, perché c'è il titolo di saggezza. Possiamo anche, non so, guarda, io questo è il tratto perché facciamo la carrellata di quelli che vi diceva prima Alessandro, sono i tre più noti, no? Il detto che è del punto di Lever che aveva fatto l'operazione di atto pieno, Ferrarelle che ancora lo fa ogni anno, avviato l'Unicef, l'acqua che fa bene. Questi sono tutti esempi, per esempio Ferrarelle o CRM, cioè il cosiddetto cosa delle rimarche, quindi marketing legato alla causa, perché una parte del fatturato delle acque la devolve appunto al progetto Unicef. Stessa cosa era quella di Vento. Questa qui, Bulgari e 7 Children, è qualcosa di più, anche se non è una partnership, perché non c'è tutta la condivisione di tutte quelle cose che ci ha spiegato Alessandro in partnership. Però sicuramente c'è un raccordo a livello mondiale che garantisce un tot di entrate in 5 anni, perché questo è stato praticamente raccolto, mi pare fossero circa 10 milioni di euro in 5 anni. E ne sono entrati 16. Ne sono entrati 16, esatto. Ora, considerate, io lì vi ho messo anche un esempio, tanto per dirvi che queste sono brand talmente alti, talmente a livello internazionale, che poi hanno avuto una serie di testimoni incredibili, che ovviamente si comprano l'anello, e se volete hanno anche fatto trend, perché alla fine questo anello qui, tra tanti prodotti bulgari, è molto particolare, se ci fate caso lo vedete addosso a diversi tipi di persone, cioè non è risosissima, perché mi pare costasse 360 euro, di cui 75 andavano a Save the Children. Quindi ecco, questi sono degli esempi veramente, ripeto, molto alti. E ovunque. Però, come ci dicevamo, è stata un'attività di comunicazione fortissima, state bravissimi. L'ha fatto solo in un ambiente, diciamo, più ristretto, neanche troppo, perché poi si è esteso anche a livello nazionale, perché internazionale. Che cosa? Made in carcere, stavo dicendo, non è che sia tanto diverso di quel punto, una realtà così piccola. Ah, vabbè, ma io adesso. Lei è da sola, sì. Sì, è da sola. Però questo, vedete, quando c'è l'investimento sul brand, cioè sulla comunicazione, anche qui, per carità, questi erano due brand famosissimi, Bulgari e Save the Children, ma vi assicuro che cioè, non è che è un anello chissà di quale fattezze estetiche o quant'altro. Lì hanno fatto un piano di comunicazione fortissimo. E sono quei brand. Made in Carcere, non so se conoscete questa realtà pugliese di questa ex manager di Banca Intesa, mi sembra, che un giorno ha detto cambio lavoro e voglio appunto creare una struttura per dare di nuovo dignità a quelle donne che sono in carcere, e quindi ha iniziato con il fornire proprio al primo carcere di Lecce, forse, se c'è Lecce, esatto, un quantitativo di macchine da cucire, e gli ha dato qualsiasi tipo di materiale. Raccolto nelle aziende. Ma adesso è arrivata, ha creato un brand. Continua a fare i giri tutte le settimane, lei raccoglie scampoli, tutto quello che trova. Una vera e propria azienda, Made in Carcere, ha puntato tantissimo sul brand, ha fatto un sito meraviglioso e ha fatto partnership con chiunque, cioè con Borsalino, ha fatto fare dei nuovi cartelli. Lei non guarda proprio in faccia nessuno, altro che guardare. Non so, la conosco. È una. Non si può andare tanto più sottile in questo settore. È una persona calmissima, ma è un vulcano. Un panzer, sì, sicuramente. Io non seguo la firma di un secondo. Perché. E quindi. Però anche in quel caso lei ha fatto un piano molto chiaro, ha pianificato quello che doveva essere la crescita in 5 anni della sua attività. Tu scegli.
Probabilmente venendo da Banca Intesa si ha una determinata forma mentis. Si ha una progettualità. Per me è difficilissimo, proprio studio, leggo, sono onnivora perché cerco di capire, ma io vengo da tutt'altro, quindi proprio per me ma è, quello che dicevamo è difficilissimo prima, no? anche la, solo... Cioè, ognuno ha il suo lavoro, credo, no? E poi le competenze sicuramente si sviluppano, perché per carità, però magari ecco, nel caso di Made in Carcere è un caso eccezionale, cioè era comunque un manager di un istituto bancario che insomma budget e pianificazione strategica le faceva 12 ore al giorno. Anche quelli di Padova. Di Padova? Cioè, loro fanno il panettone più buono del mondo, cioè in Vaticano il Papa mangia il panettone giotto. Per avere il panettone giotto ci sono liste d'attesa, è una cosa preziosissima avere il giotto. Ma non lo fanno in ecco, no, questa è una realtà che non conoscevo. E in assoluto mi dicevano gente che ha mangiato veramente ogni genere di panettone, è una cosa. Sì, hanno una ricetta segreta. Io ho fatto dei corsi proprio in carcere con i più grandi pasticcini. E poi vabbè, oltre a fare questo mi fanno call center per l'ASL, il montaggio di biciclette. Cioè è un'altra realtà, cioè. Se non mi sbaglio, non so se è Roncato. Roncato, la capisci. Quindi sono tutte attività che fanno in carcere. Sì, sì. Hanno dei laboratori, call center. Ma è come parlare di che ne so, del teatro al carcere di Rebibbia. Lì vanno le persone comuni, normalmente la sera, come uno va al teatro dell'opera, va al teatro di Rebibbia e vede. Sì, sì, è vero. Però ci vuole una mentalità da parte comunque dell'amministrazione che deve essere non, e del territorio. Non è che deve accettarla, ma ne deve essere entusiasta, affamata. Certo. Ma se tu cacci via invece di attrarre. Non dico nemmeno attrarre, ma lascia stare quelli che vengono. Ma se tu sei repulsivo... Cioè, neanche cioè, adesso voglio dire che i fratelli italiani hanno fatto un film, ci hanno messo... No, giusto per questo l'anno scorso siamo riusciti a... Ma grazie a Dio che l'anno scorso è successo questo, perché siamo riusciti a fare lo spettacolo. Quest'anno, che non è successo niente, ci ha fatto preparare e tutto il resto, poi alla fine hanno detto, no, qua devono stare puniti. Che poi se c'è una cosa assurda è punire chi è colpevole e chi non lo è. Cioè punire a raffica così col taglio lineare è una cosa che incattivisce anche l'anima. Appunto, mi parlano da lì. Noi guarda, ci possiamo anche fermare qui, non so se non è lecito perché siamo 4 ore in anticipo, però poi è un peccato non fare domani. Sì, sì. Infatti. Va bene.